ansia. Questa cosa. Ecco. Allora, buongiorno, ben trovati a tutti. Oggi siamo in compagnia della dottoressa Monica Monaco, che fa parte dello staff di AEM. AEM è un'associazione di emotional manager. Lei insieme al dottor Barbato, fra oggi e domani, ci daranno nozioni su self-management, sulle capacità personali, insomma, a lavoro, attitudinali, e quindi ci porteranno in questo nuovo mondo dello sviluppo, insomma, della propria personalità e quindi dello sviluppo delle attitudini al lavoro. Loro come associazione, credo che ora lo spiegherà la dottoressa, hanno fondato questa, sono i fondatori di questa associazione di importanza a livello nazionale, proprio o anche internazionale forse, e si sono fatti portavoce hanno fondato proprio la figura dell'emotional manager in Italia, cosa che fino a poco tempo fa non esisteva. Quindi sicuramente qualcos'altro, insomma, vi dirà la dottoressa. Ora siamo in attesa che ci raggiunga anche il dottor Barbato per fare una lezione un po' congiunta. Loro lavorano insieme, quindi integreranno le loro lezioni fra oggi e domani. E invece nel pomeriggio di domani interverrà il professor Raucci, che, come vi abbiamo accennato l'altra volta, è un direttore d'orchestra che, insomma, viene fuori dalla vostra esperienza, ci porterà, insomma, la sua esperienza qui con noi. Come sempre, insomma, vi diamo potete fare tutte le domande di massima interattività. Un'altra cosa che volevamo aggiungere è che come fine conclusione del corso, noi di Forland abbiamo pensato di lanciare una nuova attività oggi, in questo weekend, di lasciare, se chi vuole può lasciare un videomessaggio nell'altra stanza. Abbiamo messo una telecamerina. Quindi che chi si sente pronto a dire la sua, un po' di emozioni o di pensieri, tutto quello che volete, quindi magari se uno di noi vi accompagna, accende la telecamera, potete parlare, poi magari raccogliamo le vostre testimonianze, le mettiamo tutte insieme, poi ce le possiamo anche rivedere in un'altra sede, tutti quanti insieme. Buona continuazione, buon weekend e buona lezione. Ok. Grazie. Va? Ok. Buonasera a tutti, buon pomeriggio a tutti. Come diceva la dottoressa, io sono la dottoressa Monaco Monica e sono la co-ideatrice, insieme al dottor Barbato, che ci raggiungerà tra un po', di una nuova figura professionale, l'emotional manager. L'emotional manager... Si sa che si sente poco. Ah, ok, ok. Infatti l'emotional manager è una nuova figura che ha l'obiettivo di creare il giusto equilibrio tra gli aspetti manageriali e gli aspetti emozionali nelle organizzazioni in generale. Perché avere abilità organizzative senza avere un'abilità nella gestione delle risorse umane non ci consente di arrivare all'obiettivo sperato nel modo migliore. Quindi abbiamo pensato di creare, ecco, questa è un po' la mia presentazione, come io sono il vicepresidente attualmente di questa organizzazione, fino a qualche anno fa ne ero il presidente, adesso ci siamo un po' sostituiti tra me e il dottor Barbato. Oggi la figura dell'emotional manager è, diciamo, conosciuta a livello italiano e stiamo cercando anche di portarla fuori. E, abbiamo anche fatto un contratto nazionale collettivo, abbiamo messo su un'organizzazione. Tra le abilità dell'emotional manager c'è quella che è poi l'oggetto della nostra lezione di oggi, che è il self-management. Io ci ho aggiunto skill perché... sono delle abilità che ciascuno di noi deve avere per poter migliorare la propria vita, sia professionale ma anche privata, perché nel momento in cui si hanno queste competenze sicuramente riusciamo a migliorare entrambi gli aspetti della nostra, diciamo, vita. Mi è piaciuta questa immagine di questo equilibrista, no? Che cerca di stare in equilibrio, perché è questa l'immagine che rende meglio l'idea di che cosa vuol dire self-management.
cioè è l'abilità di riuscire a stare in equilibrio tra le varie situazioni nella vita in generale e ancor di più nel lavoro. Avere questa capacità, questo equilibrio, ci consente di superare le barriere di autolimitazioni, poi capiremo in seguito che vuol dire autolimitazioni. Sicuramente ci consente di avere maggiore fiducia in noi stessi, perché molto spesso crediamo di non avere le giuste attitudini o capacità per realizzare un obiettivo o per raggiungere qualcosa. Invece, in realtà, se abbiamo la giusta strategia, noi possiamo raggiungere qualunque obiettivo. L'importante è pianificarlo e organizzarlo nel modo migliore. Un'altra cosa che è importante è acquisire maggiore automotivazione. Perché ho messo questo trattino? Perché la motivazione è il motivo che spinge all'azione. Se noi non siamo in grado di definire degli obiettivi, di capire cosa vogliamo fare, non riusciamo ad avere neanche il motivo, non riusciamo a capire qual è il motivo perché dobbiamo fare qualcosa. E quindi acquisire queste abilità significa anche, di conseguenza, acquisire maggiore motivazione nel fare quello che vogliamo. Avere anche un maggior bilanciamento degli atteggiamenti, perché molto spesso, anche se abbiamo ben chiari i nostri obiettivi, il nostro atteggiamento, e anche di qui AEM che avete letto prima, che è atteggiamento emotional manager, per questo è, perché per raggiungere un obiettivo con maggiore efficacia ed efficienza è importante anche l'atteggiamento. Infatti, come vi ho detto all'inizio, l'emotional manager cerca di dare il giusto equilibrio tra la parte organizzativa, manageriale e emotiva, motivazionale, che è poi l'aspetto dell'atteggiamento. Poi costruire le conoscenze e cambiare le convinzioni, perché molto spesso noi ci autolimitiamo perché ci creiamo delle convinzioni, si chiamano convinzioni limitanti. Non so se, siccome avete fatto coaching, delle lezioni di coaching negli giorni scorsi, sicuramente avete parlato delle convinzioni limitanti. Quindi molto spesso noi, se non siamo capaci di organizzare i nostri obiettivi professionali o di vita privata, ci convinciamo che delle cose non possiamo o non riusciamo a farle. Quindi con maggiore self-management riusciremo sicuramente a cambiare le nostre convinzioni. E poi, infine, anche a cambiare i fattori predisponenti. Cioè riusciamo a porci in una situazione più favorevole verso gli obiettivi che vogliamo raggiungere. Quindi cos'è in realtà il self-management? Ho messo questa slide con la parola successo al centro perché quando riusciamo ad acquisire questa metodologia, perché è un metodo, un'abilità che basta capire come funziona. Infatti tra un po' il dottor Barbato mi porterà degli esercizi che vi darò, che in realtà facciamo insieme, perché più che farvi una lezione molto didattica, voglio darvi il metodo, cioè come fare, perché oggi sappiamo tutti perfettamente come funziona videoregistratore, proiettore, tranne io che mi hanno dovuto aiutare, però sappiamo usare tutto, ma nessuno di noi sa bene come usare noi stessi. Cioè, sappiamo usare tutto quello che è al di fuori di noi, però non sappiamo usare noi, perché non ci capiamo. E quindi quello che vi voglio insegnare a fare oggi è proprio imparare come funzioniamo e come fare per arrivare a degli obiettivi. E quindi faremo una lezione, al di là di questa prima parte molto, un po' così, di chiacchiere, però voglio darvi degli strumenti concreti con questo esercizio che faremo insieme. Quindi self-management viene da self, cioè auto, e management, quindi pianificazione, organizzazione, eccetera. Quindi imparare questa tecnica è in realtà una tecnica strategica che consente di pianificare le regole, le attività della vita privata e lavorativa, quindi l'abbiamo detto. Il self-management si focalizza soprattutto sugli aspetti di
autoanalisi, cioè guardarci dentro, capire, io dico sempre, perché abbiamo, diciamo, voluto mettere molto l'attenzione sulla figura dell'emotional manager? Una delle caratteristiche è proprio, visto che è molto difficile capire come funzioniamo, andiamo a guardare come funziona la cosa, una cosa che sta al di fuori di noi, e applichiamola su di noi. Quindi molte tecniche che utilizziamo le prendiamo dalla vita d'impresa. Cioè, se voi considerate un'azienda che fa scarpe, tutti sanno qual è la mission e qual è la vision. Però se si chiede a una persona qual è, mi sa che picchiano, qual è la mission della tua vita, nessuno lo sa. Cioè, qual è l'obiettivo della tua vita, qual è la filosofia che vuoi avere. Perché dentro non ci guardiamo mai. Allora, io ho pensato, visto che è molto più facile prendere in esame qualcosa che è al di fuori di noi e portarla dentro, in molte delle cose di cui parleremo, in realtà c'è una simmetria con la vita d'impresa, cioè con quello che fa un'azienda, e lo riportiamo nella nostra. Ok? Quali sono i fattori abilitanti del self-management? Sicuramente competenze e professionalità, perché quella comunque dobbiamo averla per poter, diciamo, poi realizzarci nella vita professionale o nella vita privata. Il goal setting, questo è un aspetto su cui, cioè, mi ci soffermerò un po' di più, perché è un modo per ambire ad obiettivi sempre più ambiziosi che ci consentono poi di crescere. Sicuramente la capacità di autovalutazione, perché prima di capire dove vogliamo andare dobbiamo capire chi siamo, quali sono i nostri limiti, le nostre capacità, i nostri valori, quindi molta autoanalisi, autovalutazione. Automonitoraggio, che è una cosa che difficilmente facciamo, cioè monitorare i nostri successi, i nostri insuccessi, metterci in discussione e capire come migliorarci. Tutte queste cose che adesso vi sto dicendo velocemente è solo un'introduzione, perché poi le vedremo concretamente quando faremo questo esercizio. Quindi anche se mi potete fare domande, però anche se qualcosa vi sembra che la dico velocemente, poi la riprendiamo, quindi è solo una prima infarinata per andare più in profondità. Quindi anche capacità, abbiamo detto, quindi di automonitoraggio e di autopianificazione. Io non so quanti di voi hanno pianificato i propri obiettivi. C'è qualcuno che lo fa abitualmente? Lo fai, bra? Entrambi, entrambi, perché poi la vita è una, cioè, e sono intersecati tra loro. Sicuramente, perché uno più o meno ha un'idea di quello che vuole fare, però se la professione non la intersechi con la tua vita, poi arriva in un momento in cui comincia a cozzare e bisogna cominciare a fare delle rinunce. Invece se si pianificano in maniera integrata, quante persone hanno una brillante vita professionale, una vita privata che va a rotoli, si separano, figli sparsi, oppure dice no, io ho lasciato la carriera perché pensavo magari a fare più la mamma. Non. Invece se si riesce a trovare un modo, ed è quello che vi vorrei trasmettere, di integrare tutto, ma questo si deve costruire piano piano, cioè non ci si può svegliare la mattina e trovi tutto. Però fin dall'inizio dovete cercare di pianificare. Se non l'avete fatto, dovete cercare di farlo prima possibile. Perché questo vi consente, una buona pianificazione vi consente di non rinunciare a nulla. Cioè, oggi stiamo vivendo un momento di grande cambiamento, di tipo proprio epocale, ma la cosa che si vede di più sono tantissime separazioni, persone che non riescono a poi avere una vita, diciamo, privata serena, oppure, cioè, tutto questo è solo perché non hanno sufficientemente pianificato. Perché praticamente prima, infatti vi farò vedere un video tra un po' dell'acqua Ferrarelle, che a me piace tantissimo perché sintetizza quelle che sono le basi del lavoro che ciascuno di noi deve fare.
Quello che vedrete, infatti ve lo farò vedere e poi lo commenteremo, è che molto spesso noi fino a poco tempo fa avevamo già una vita pianificata, dai nostri genitori, dal contesto sociale in cui siamo cresciuti. E quindi ciascuno di noi sapeva che arrivava a una certa età, lasciava la scuola, andava a lavorare, si sposava, faceva i figli, andava in pensione, si godeva i nipoti. Cioè era tutto standardizzato. Siccome il progresso è stato così veloce che ha stravolto tutti questi equilibri, noi, la maggior parte di noi, stanno vivendo in un'epoca in cui ci si trova disorientati e non ci si è persi. Infatti una delle frasi è: per tutti coloro che si sono persi percorrendo una strada che non è la loro. Ci siamo persi perché abbiamo seguito una strada che non è nostra. A metà strada ci siamo resi conto di: ma dove stiamo andando? Cioè non è la strada che vogliamo. E a quel punto siamo incapaci di riprendere la rotta. E questo, secondo me, secondo anche la nostra filosofia, è una delle cause di tanto, diciamo, trambusto che c'è in questa epoca storica. Quindi il self-management è una delle abilità principali che ci consente di avere successo e nella vita privata e nella vita professionale. Però giustamente dobbiamo fare un po' di passetti indietro, rimettere in ordine la vita e ripartire, senza buttare niente di quello che già è stato fatto. Quindi stiamo dicendo, quindi automonitoraggio, capacità di pianificazione, quella di cui vi sto parlando, la capacità di coping. Sapete cos'è il coping? Coping, copiare, come quello che si faceva a scuola, che più bravi memori che copiavano. Cioè, no, vabbè, il senso è che è inutile cercare di partire da capo per ogni cosa, come fanno i cinesi, copiano e vanno avanti. Quindi la capacità di guardarsi intorno, guardare quelli che fanno le cose che noi vogliamo fare come noi e meglio di noi e cercare di copiarle e migliorarle. Questo è il coping. Cioè, se vogliamo diventare dei grandi pianisti, andiamo a vedere i più grandi pianisti quale tecniche hanno usato e cerchiamo di copiarle e migliorarle. Non è che partiamo da zero. Quindi avere sicuramente capacità di coping. Sicuramente anche abilità comunicative e relazionali, e qui il dottor Barbato è un maestro perché è proprio la sua specializzazione. E poi la gestione del tempo, perché siccome gli impegni di oggi sono sicuramente molti di più di quelli che avevano i nostri nonni, molto importante è organizzare ma gestire il tempo. La prima cosa di cui vi parlo è quindi il goal setting. Molto ci hanno parlato di obiettivi, non so se nella scorsa lezione avete parlato di obiettivi, infatti mi ero preparata delle slide a parte perché se non me ne avevano parlato vi facevo qualcosa di veloce. Visto che l'avete già fatto, diciamo, parlato di obiettivi, dovete considerare che più ci diamo degli obiettivi ambiziosi e più riusciamo a crescere. Però se gli obiettivi sono troppo ambiziosi ci demotiviamo, se gli obiettivi sono poco ambiziosi ci autolimitiamo. Quindi il goal setting è un'abilità di porsi degli obiettivi sufficientemente ambiziosi, non eccessivamente da dirci non ci riuscirò mai e non troppo, diciamo, ridotti rispetto alle nostre capacità da essere talmente semplici da farci passare, diciamo, l'entusiasmo e la voglia di crescere. Però ogni volta che noi riusciamo a raggiungere un obiettivo, qui sugli obiettivi vado veloce, vado avanti, smart, questa parte ve la salto, gli obiettivi li avete fatti, vero? Obiettivo a breve, medio, lungo periodo, l'avete fatto. L'obiettivo permette di dare un orientamento all'azione, l'avete fatta tutta questa parte, vero? Una cosa vi voglio dire, ecco questa, mi ci fermo un attimo. Quindi dicevo, ogni volta che raggiungete un obiettivo dovete già aver pronto lo scalino successivo. Questo si usa molto nello sport per far sì che
gli atleti raggiungano sempre performance migliori. E questo lo dobbiamo usare anche noi. Cioè, una volta pianificata la nostra vita e definiti degli obiettivi, dobbiamo poi calibrarli su di noi, per questo autoanalisi, su quelle che sono le nostre reali capacità, però darci un obiettivo poco poco superiore a quello che crediamo che siano le nostre capacità. E questo ci sprona ad agire di più. Poi nel momento in cui arriviamo, darcene un altro ancora poco poco più sopra. E quindi questo ci permette di crescere. Una cosa importante voglio dire sugli obiettivi, che in questa università americana hanno fatto un esperimento. Hanno, diciamo, incontrato un gruppo di persone e gli hanno chiesto quali erano i loro obiettivi e gli hanno chiesto di scriverli. Dopo un po' di anni li hanno rincontrati e hanno visto quali sono stati i successi o gli insuccessi di queste persone. L'esperimento ha dimostrato che tutti coloro che avevano fissato gli obiettivi, li avevano scritti, per questo io vi faccio scrivere oggi in questo esercizio, avevano raggiunto gli obiettivi. Tutti coloro che li avevano parlato senza avere definito con chiarezza, non avevano raggiunto gli obiettivi. Indipendentemente da quanto erano ambiziosi. Ok, quindi gli obiettivi li dovete scrivere sempre, dovete cercare di dargli la giusta carica emotiva all'obiettivo e dovete utilizzare questo strumento del goal setting, cioè metterli sempre un poco più ambiziosi di quello che presupponete siano i vostri limiti, senza eccedere. Ok? Ah, scusate, sto andando indietro. Avete visto che gli obiettivi devono essere positivi, misurabili, ci deve stare la giusta carica motivazionale, perché motivazione, qui ve l'ho scritto attaccato, ma dovrebbe essere staccato, quindi perché ci deve stare il motivo per raggiungere, diciamo, per fare l'azione. Verificabili, e qui parliamo anche di quello di cui abbiamo detto prima, dovete potervi monitorare. E devono essere tenuti sotto controllo, cioè non dovete scrivere gli obiettivi, metterli in un cassetto e dimenticarveli. E poi devono essere ecologici, questo ve l'hanno detto che vuol dire, no? Ok, aspetta, ok, vabbè. Salto tutta questa parte che avete già fatto, ecologia dell'obiettivo. Ovviamente, non so se questo vi è stato detto, ogni obiettivo deve essere comunque non solo definito in base alle proprie capacità, ambizioni, valori, eccetera, ma anche in base al contesto in cui vivete. Quindi in un'ottica sistemica, cioè nel contesto, cioè io non posso decidere di diventare un grande nuotatore se vivo sul cocuzzolo di una montagna e al mare ci vado una volta al mese, cioè voglio diventare un campione, non c'è manco la piscina. Cioè. Quindi o devo decidere di fare uno sport contestuale, magari imparare lo sci a scalare, oppure me ne devo andare a vivere al mare o comunque dove c'è la piscina, cioè un esempio. Quindi deve essere comunque contestualizzato. Più avanti vi farò vedere anche un modello che ci fa da guida in questa operazione. Va bene, questo è tutto sull'obiettivo, l'abbiamo visto. Lo passo indietro. Ok. Un altro aspetto, quindi. Una cosa, i valori, ve ne hanno parlato dei valori? Sì, noi i valori in realtà si dà per scontato quelli che sono i nostri valori, però anche questo ve lo introduco, però magari lo faremo se abbiamo tempo alla fine, perché altrimenti sono tante cose. Nel definire, nel self-management, i valori sono importanti, perché poiché
per organizzare la nostra vita dobbiamo tener conto della priorità che diamo ad alcune cose piuttosto che altre. Se lo diamo per scontato, anche nella fase di scelta, perché cioè ci troviamo certe volte di fronte a un bivio, quale delle due cose dobbiamo scegliere? Dobbiamo sapere bene qual è la progressività dei valori, perché la scelta va fatta soprattutto in visione di quelli. Vi faccio un esempio, soprattutto per le donne c'è l'esigenza che la donna rispetto all'uomo, nel momento in cui decide di avere famiglia, ha necessità di allontanarsi dal lavoro più tempo rispetto a un uomo. Molte donne fanno oh. Molte donne decidono più di seguire la vita magari familiare rispetto alla lavorativa, poi le incontri a 40 anni stanno tutte in crisi, 45 anni. Molte donne invece decidono di fare la scelta per la carriera e si ritrovano male, che si sentono male, perché comunque arrivato a metà della nostra vita, ciascuno di noi in un modo o in un altro fa una sorta di autoanalisi. Però il problema è che spesso nel fare questa autoanalisi, che viene quasi a livello inconscio, inconsapevole, ci rendiamo conto che forse non è quello che veramente volevamo. E cominciamo a stare male. Voi lo sapete che più del 60% della popolazione mondiale è affetta da disturbi psicologici, ansia, depressione, malessere. Da degli studi, tra cui alcuni che stiamo conducendo noi, ci rendiamo conto che la prevalenza dei problemi emozionali dipendono, prima di tutto si verifica intorno ai 40-45 anni e sono molto collegati all'insoddisfazione personale. Questo perché? Per quello che avevamo detto prima, perché la maggior parte delle persone seguono una strada che gli è stata in qualche modo assegnata e presi dalla vita, dagli eventi, si lascia correre. Quando si arriva in un momento intorno a quell'età in cui ci si più o meno stabilizza, a livello inconscio, voi sapete cosa è l'inconscio? Non ne avete parlato? Adesso vi viene il dottor Barbato, ve lo faccio spiegare meglio, perché è la sua area. Praticamente noi siamo composti di due parti. Una parte razionale, siamo come un iceberg. Cioè, speriamo che non vola niente. Avete presente com'è un iceberg? Cioè c'è una parte così che si vede e poi qui sotto c'è un'altra parte e poi c'è il mare, ok? Questa parte è il 7%, questa parte è il 94%, giusto? 43%. Così siamo fatti anche noi, cioè c'è una parte di noi che è la parte razionale che tutti conosciamo, che è il 7%, e noi la controlliamo. Però c'è una grande parte di noi, che è quel 93%, che non la controlliamo, ma lei controlla noi. Non solo, è una parte che fa sì che noi viviamo nel modo migliore. Quindi, da una parte l'inconscio fa battere il cuore piuttosto che sono una serie di movimenti che noi facciamo inconsapevolmente. Però c'è un'altra parte di noi che, ecco qua il dottor Barbato, arrivi al momento giusto, prego, no, vieni qui. Allora, lui è il dottor Barbato, ti abbiamo già posizionato, sono arrivata a dire in due parole cos'è l'inconscio, ma ce lo spiegherai meglio perché ho detto è il dottor Barbato che... Come vi dicevo, con lui abbiamo messo su un po' tutta questa, diciamo, questo progetto. Simone, giusto due parole. Lo so che ti stiamo a catapultare, eri appena uscito, dico almeno a respirare, vabbè, 5 minuti te li consento. 5, guarda, non di più. Ok. Quindi che cos'è l'inconscio? Sì, io siccome insomma nello spiegare un attimo il self-management è venuto fuori questo concetto di inconscio, ho detto ma se viene il dottor Barbato ve lo spiegherà meglio perché è la sua area, io ho fatto solo il disegnino, quindi è tutto tuo. Beh, per spiegare che cos'è l'inconscio servirebbero forse 500.000 parole perché in realtà è qualcosa di complesso. E io dico che l'inconscio è quella parte di noi che ci vuole bene, questa parte emotiva che si differenzia dalla parte razionale
è questa parte antica che ci fa prendere delle decisioni a pancia, è quella parte che va a bypassare la ragione e che ci consente quindi di fare quelle scelte intuitive che ci consentono la sopravvivenza. Quindi è qualcosa legato anche al processo evolutivo. Poi l'inconscio è anche quella vocina interiore. E comunque noi sappiamo che l'inconscio si differenzia dalla parte razionale, perché la parte razionale è riconoscibile. Allora l'inconscio che cos'è? È questa parte che in sostanza ci aiuta a capire quali sono le cose importanti per noi al di là della parte razionale. L'inconscio può essere riconducibile anche all'emotività in alcuni aspetti. L'emotività che ci fa capire quali sono le cose giuste per noi. Noi molto spesso ci sentiamo attratti da qualcosa e fuggiamo da qualcos'altro. Ecco, è l'inconscio che ci sa dare questo tipo di indicazioni. Quando poi subentra la parte razionale, va a mediare e quindi di conseguenza va a mediare attraverso dei processi anche di convenienza molto spesso, allora noi lì sappiamo che stiamo prendendo delle decisioni che non sono emotivamente magari sane per noi. Ma vi faccio degli esempi per chiarire meglio questo concetto. Ringrazio anche la dottoressa Monica Monaco per avermi dato il microfono in modo così repentino. Vabbè, però insomma apprezzo, sei stato subito in grado di infilarti nella... Ok, vai. Ad esempio, se sono un manager in carriera e mi viene proposta una promozione che mi consente di andare a vivere in America, guadagnare di più, la mia parte razionale cosa può dire? È un'ottima opportunità. Però questo significa andare a vivere lì. Quindi di conseguenza significa lasciare magari una serie di affetti qui. E allora ecco che c'è questo spaccato tra ciò che desidera la parte razionale e ciò che desidera la mia parte emotiva. Cosa desidera la mia parte emotiva? Probabilmente rimanere qui, perché qui ho i miei affetti, magari le mie abitudini. Allora cosa succede se io non ascolto questo fabbisogno emotivo e vado ad assecondare invece questa parte più razionale? Succede che probabilmente io andrò ad inseguire questo mio sogno razionale, quindi avrò una soddisfazione a breve e una malattia psicosomatica a lungo termine, a medio. Non so se mi spiego. Quindi eventualmente io mi trasferisco, vado in America, inizio a lavorare, però sento le mie motivazioni poi iniziare a scendere, sento un lieve senso magari di depressione che inizia a salire. E questo è il classico esempio che noi facciamo per spiegare la dicotomia tra emozioni e parte razionale, tra inconscio, scelte inconsce e scelte razionali. Perfetto, era proprio su questo che posso spegnere? Praticamente vi ha detto esattamente quello che vi stavo dicendo io e l'esempio è proprio calzante, perché con loro stavo proprio spiegando come a un certo punto della nostra vita cominciamo a stare male e non sappiamo il perché. E l'esempio che ha fatto lui è esattamente, sarà che lavoriamo da tanti anni insieme, è proprio quello dove volevo arrivare io. Lui vi ha fatto l'esempio di questa persona che razionalmente, quindi con il 7%, decide di andare in America a lavorare. Probabilmente non ascolta l'inconscio, perché magari non sa, perché c'è un modo, magari ce lo spiegherà lui meglio domani, per capire anche questa parte di noi, e va in America. Lavora, si sviluppa, cioè la carriera va bene, tutto quanto, a un certo punto comincia a stare male. Finché delle volte intervengono anche, ecco, lui parlava di fattori psicosomatici, comincia l'ansia, cominciamo e non capiamo il perché. Poi andiamo magari, cominciamo con gli antidepressivi, andiamo dai psicologi, ok. In realtà è il nostro inconscio che comincia a bussare e dire, cioè, ma ci sono anch'io. Ed è per questo importante cercare di ascoltarci. Moltissime persone riscontrano questo problema a metà della loro vita. Ed è anche da questo uno dei motivi per cui stiamo sviluppando proprio l'emotional management. Perché una volta che noi capiamo che oltre alle nostre decisioni razionali, noi dobbiamo ascoltare anche chi siamo veramente dentro e prendere le decisioni anche in base a questo. E se ci
se ci rendiamo conto che c'è un malessere che molto spesso si comincia a manifestare con una leggera ansia o un malessere allo stomaco, vuol dire che ci dobbiamo fermare e cercare di capire l'inconscio che ci vuole dire. E questa cosa, siccome non tutti sanno di questo, ci si comincia a prendere pillolette per l'ansia, delle cose per... Però non facciamo altro che zittire quella parte, che siccome comunque il 93% e la parte razionale è il 7%, per quando noi cerchiamo di azzittirla, alla minima occasione vieni fuori. E quindi vengono fuori le malattie psicosomatiche, come ti viene fuori, non so, la psoriasi o piuttosto altre cose. Quindi io dico, impariamo ad ascoltarci. Però domani questa cosa sarà maggiormente approfondita. E ovviamente stiamo parlando di valori, molto spesso l'inconscio, cioè bisogna tener conto dei nostri valori, perché sono quelli che ci guidano molto. E ci sono per alcuni tipi di persone dei valori hanno un'importanza maggiore, come per altri tipi di valori. Quindi se una donna, adesso facciamo esempio una donna perché è più facile, decide di seguire la carriera, però non conosce bene i propri valori e non si rende conto che in realtà il valore famiglia è più importante della carriera, gli viene una grande opportunità di andare a lavorare da qualche parte, lo fa questa scelta e alla fine comunque è insoddisfatta. Quindi bisogna, andando avanti, quindi identificare i valori, verificare anche le attitudini, stabilire quindi anche quali sono gli obiettivi personali, identificare i vari tipi di bisogni, poi vediamo i bisogni ci sono di vari tipi di classificazione dei bisogni, scelta delle componenti che poi devono far parte della nostra vita e lavorativa e privata, poi è necessario scrivere un piano d'azione, cioè una volta che capiamo quali sono i valori, quali sono gli obiettivi, quali sono le attitudini, identifichiamo i bisogni, dobbiamo anche capire le strategie per realizzarli. Perché non è sufficiente solo capire cosa vogliamo fare, ma anche delle strategie e dei piani d'azione. Perché una delle cose che poi lascia spazio agli insuccessi è la mancanza di azione. Poi valutare i processi, cioè i progressi, cioè valutare volta per volta che raggiungiamo degli obiettivi. Quindi dobbiamo darci nella nostra pianificazione dei tempi per fermarci e vedere se ciò che abbiamo realizzato è coerente con quello che avevamo pianificato, capire se abbiamo fatto degli errori o se abbiamo raggiunto i successi come li abbiamo raggiunti e ripianificare. Queste sono cose che in termini aziendali si fanno comunemente e quando li andiamo a fare su di noi che cominciamo a peccare. Per questo vi dico molto spesso guardiamo cosa fanno le aziende e vediamo cosa faremmo noi. E monitorare i successi in un'ottica, non so se sapete questa sigla, cos'è? PDCI, Plan, Do, Check, Act. Questo si fa in azienda, ma perché non lo possiamo fare anche con noi? Cioè, quindi pianificare, agire e controllare. Ma vedi, la cosa più importante alla fine è agire. Vabbè, ci sono vari modi per... Ma i bisogni li avete fatti, quindi comunque vado avanti. Vari tipi di bisogni da Maslow... Ok, quindi vado avanti sui bisogni. Prima di andare avanti, però, vi voglio far vedere questa famosa pubblicità dell'acqua Ferrarelle, che magari l'avete vista, ma non gli avete dato mai attenzione alle parole. Quindi vi invito, se riuscite anche a scrivere qualche frase, che la commentiamo, ascoltate questo cosa dice. A tutti coloro che vedono questo bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto e usano il tempo per essere ciò che autenticamente sono. A chi si è perso percorrendo una strada che non è la sua e si sente libero se malgrado la paura trova il... A tutti coloro che vedono questo bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto e usano il tempo per essere ciò che autenticamente sono. A chi si è perso percorrendo una strada che non è la sua
e si sente libero. Se malgrado la paura, trova il coraggio di scegliere. A chi si sente speciale nel vedere ciò che ha e non quello che gli manca. A tutti coloro che vedono la propria unicità come un bicchiere mezzo pieno. Ama chi sei e nessuno sarà mai come te. È passata un paio d'anni fa, ma mi sa che ho rotto qualcosa, si sente? E sinceramente non solo è stata tolta subito, ma per quanto è stata molto criticata. E probabilmente perché secondo me non è stata capita. Vi voglio, cioè aspetta, una parte in cui vi ho elencato bene le parole che dice. La prima cosa che dice è, poi torniamo indietro, adesso voglio ok. A tutti coloro che vedono il bicchiere mezzo pieno anziché mezzo vuoto, cioè che messaggio vi dà? Quindi la prima cosa, se volete pianificare bene la vostra vita e avere una vita serena, è comunque in ogni contesto vedere sempre il lato positivo, ok? Il bicchiere mezzo pieno anziché mezzo vuoto. Poi la seconda cosa che dice, e usano il tempo per essere ciò che autenticamente sono. Eh? Ah sì sì, scusami, non me ne ero accorta. Ok, scusate. Ah, torniamo. Quindi bicchiere mezzo pieno anziché mezzo vuoto. Quindi ogni volta quando dobbiamo pianificare, organizzare la nostra vita, dobbiamo imparare ad avere un atteggiamento. Avete visto le prime slide, abbiamo parlato di atteggiamento. Quello che ci consente di avere successo è prima di tutto avere il giusto atteggiamento. Se noi abbiamo un atteggiamento da sfigati, cioè comunque non li raggiungiamo gli obiettivi. Quindi, bicchiere mezzo pieno anziché mezzo vuoto, ok? E usano il tempo per essere ciò che autenticamente sono. Cioè, che vuol dire? Sono se stessi, cioè, impiegano il tempo non per cercare di diventare qualcun altro, ma per correre la strada per... Ah, sì, a lui, daglielo, sì, bravo. Si sente? Sì. Quindi sono se stessi e cercano di impiegare il proprio tempo facendo cose che magari piacciono a se, cioè non fare altro, diciamo. Sì, sicuramente anche questo, ma anche vuol dire usare il tempo per essere se stessi e per capire chi siamo. Cioè non è che ti svegli la mattina e sai chi sei, è frutto di un processo. Quello che secondo me, se avete già fatto bene, se no cominciate a fare, cioè chiedersi costantemente chi sono e dove vado. E questo processo non dovete immaginare che sia immediato, quindi prendersi il tempo per riflettere su se stessi e per capire chi si è. Poi la terza è a chi si è perso percorrendo una strada che non è la sua. Cioè questa è la frase che io vi ho detto, che è proprio classica. Cioè ci si perde, ho messo sto tizietto col palloncino, però molto spesso ciascuno di noi segue un percorso nella vita che si scopre essere un percorso non realmente nostro. Cioè, sì. Magari è stato imposto. Imposto, ma anche... La necessità di doverlo fare. Sì. Anche magari, delle volte, magari tua mamma sognava che tu facevi il dottore. Tu non ti sei chiesto più di tanto chi sei, quindi quella di prima, e ti sei ritrovato dottore. Poi arrivi a 40 anni che ti fai un'autoanalisi, ma neanche tanto razionale. L'inconscio che comincia a bussare e dire, cioè non mi sento un po' stretto, e ti rendi conto che ti sei perso. Cioè quella strada che stai percorrendo non è la tua, è di qualcun altro. Oppure ci si lascia seguire molto di più dal fatto che non c'è lavoro, muoio, c'è questa opportunità, la faccio. E poi non è che una volta che lavori, dici vabbè ormai lavoro, non è... Cioè abbandoni i tuoi sogni, i tuoi progetti, dici vabbè ormai lavoro. No, cioè devi comunque coltivarli i tuoi progetti, perché arrivi a un punto della tua vita che ti ritrovi che ti sei perso. Poi, e si sente libero, se malgrado la paura e il coraggio di scegliere, cioè questa è proprio bella, secondo voi che vuol dire?
Sì, bravo, dagli il coro. Secondo te è forte questo. Dare questa frase qua, no? Sì, dai. Si sente libero perché magari riesce a capire la sua strada qual era, avere il coraggio di scegliere e quindi magari abbandonare quello che aveva in sé, quello già fatto, e magari perseguire la sua strada che magari aveva come desiderio da piccolo. Bravo. Ma questo, la cosa bella di questa frase è che malgrado la paura, cioè, ma secondo voi uno che arriva a 40 anni, bella carriera, bella, mettersi in discussione per rendersi conto che sta seguendo una strada sbagliata, è molto più coraggioso continuare a seguire una strada sbagliata o fermarsi e dire ok? Deve scegliere. Quindi se malgrado la paura, sì, ha il coraggio di scegliere. Infatti qui fa vedere, vabbè, io ho messo questa foto, però fa vedere un paracadutista che scende verso che il si basso. Sente libero perché si butta ma ha paura. Sì. Quindi, poi... La scelta può essere anche quella di continuare sulla sua strada. Sì, allora la forza è nella scelta. Una volta che tu sei consapevole di chi sei e dove vai, tu puoi anche decidere, dici ok, sono consapevole che volevo fare l'ingegnere, ma sto facendo il dottore, allora decido di fare comunque l'ingegnere e poi mi dedico a questa mia passione come hobby. Però nel momento in cui acquisisci la consapevolezza e fai una scelta, ti senti meglio, hai fatto pace con te stesso. Se invece non ti fermi e rifletti e capisci che cos'è che non va nella tua vita, che ti dà insoddisfazione, comunque stai male. Quindi l'importante è scegliere, cioè capire chi sei e scegliere. Anche se poi la scelta non era quella che avresti fatto. Quindi quello che faremo oggi è cercare di farla, cioè capire almeno come bisogna farla. Poi è una cosa che piano piano ciascuno di voi se la farà anche da solo. E questa qua, io ho messo il tizietto, cioè il gattino che si guarda e si vede un leone, però nel film, cioè nel video, e chi si sente speciale nel vedere ciò che ha e non quello che gli manca. Nel video avete visto qual era l'immagine associata? Ve lo ricordate? Cioè quello, era il bimbo era felice per il lecca lecca, cioè un bambino che ha i denti cariati, il lecca lecca. Però era felice nel vedere ciò che aveva, cioè il lecca lecca, e senza rendersi conto che non se lo poteva mangiare perché gli mancavano i denti. E questa è una cosa che noi molto spesso ci sentiamo insoddisfatti nella nostra vita, ma perché concentriamo la nostra attenzione su quello che ci manca. Perché siamo tristi perché ci manca la Ferrari e poi non ci rendiamo conto che magari abbiamo qualche altra cosa e magari la anche sottovalutiamo e sottovalutandola la anche trascuriamo e man mano la perdiamo, no? Invece dovremmo guardare molto di più ciò che abbiamo e non concentrarci sempre su ciò che ci manca. A proposito di questo, io recentemente sono stata in Costa Rica. Lo sapete che la Costa Rica è il paese più felice al mondo? Vabbè, questa cosa la dicevano anche prima della stendiamo un velo pietoso comunque loro sono il paese più felice al mondo. Io ci sono andata, ma non hanno niente, cioè vivono in delle baracche, cioè quattro tavole con una lamiera è la loro casa. Vivono di niente, cioè a colazione si mangiano riso nero e fagioli e pollo, a pranzo riso nero, cioè non ho trovato una pasticceria, cioè con questi dolci, cioè niente. I gelati, vedi, c'era il frigo del gelato che erano di mia nonna, nel senso che, cioè vivono di niente e sono felici. Noi invece abbiamo tutto, perché poi quando sono tornata io ho guardato con occhi diversi l'Italia. Ho detto, cavolo, ma è proprio bella l'Italia, cioè proprio il verde. Sì, è vero, quando sei là apprezzi pure le novità, però alla fine quando torni l'Italia è bella. E qua siamo invece, l'Italia è al 26esimo posto. Questa è una ricerca che è stata fatta. Secondo voi perché? Perché realmente siamo male o perché ci concentriamo su tutto quello che ci manca e non apprezziamo tutto quello che abbiamo?
e loro stanno veramente meglio di noi o hanno una filosofia di vita che è diversa dalla nostra? Giusto? Una filosofia magari che ci hanno insegnato i nostri genitori tempo fa, che non c'era tutto questo benessere di adesso. Ma sai, e come vede oggi il giovane soffre di più perché non ha provato di prima. Sì, soffrono di più. Devo parlare sì, così. Quindi diciamo, io mi trovo fra una generazione degli anni 60 ad oggi e ho visto un passo molto ma molto veloce, un cambiamento epocale, come ha detto lei. Sì, sì. E quindi magari prima ci si accontentava di poco e eravamo tutti col sorriso, magari con la palla fatta lì di buste di cartone. È quello che adesso è in Costa Rica. Cioè i ragazzini lì sono felici, li vedi ancora giocare in mezzo alla strada. Adesso qui c'hanno di tutto dai video e sono tristi. Quello che penso io però, più che condivido e aggiungo però che più che dare colpa ai nostri nonni, io do colpa al marketing. Sapete qual è la regola base del marketing? Sì, ma qual è il fondamento del marketing? Cioè, la base da cui parte il marketing? Crea dei sì. E poi? Soddisfali. Cioè, il marketing dice, crea il bisogno e poi soddisfalo. Tutte le pubblicità mirano a creare un bisogno e poi ti danno la soluzione. Vivendo noi in quest'epoca di consumismo, cioè ci creano costanti bisogni e quindi ci mettono in uno stato di costante insoddisfazione e senso di mancanza, per cui noi passiamo tutta la vita a inseguire le nostre mancanze. Cioè, mi manca l'ultimo modello di smart, mi manca... Quindi, una cosa che mi piace che prima di poter, se noi vogliamo bene organizzare la nostra vita, dobbiamo di tutto vedere ciò che abbiamo, utilizzare al massimo quello che abbiamo, proiettarci al futuro, ma senza incastrarci nel vincolo del marketing che ci fa sentire sempre inadeguati rispetto al contesto. E questo è anche maggiore fiducia in noi stessi. Poi l'ultima frase. A tutti coloro che vedono la propria unicità come un bicchiere mezzo pieno. Vabbè, ci ho messo questo. Perché ci ho messo questa slide che mi è piaciuta? Perché dipende tutto nel vedere un bicchiere tutto dal punto di vista. Cioè il pesce che sta a testa in giù ha un punto di vista positivo, cioè lui sta bene, cioè l'acqua è sempre la stessa, è tutta la posizione in cui ti metti. Invece il pesce che sta in testa in su, giusto? Quindi è tutta una questione di punti di vista. Quindi questa mi è sembrata molto... Quindi a tutti coloro che vedono, quindi se tu vedi la tua unicità, la puoi vedere come un punto di forza, tipo il pesce che sta giù, oppure come un punto di debolezza, io sono diversa dagli altri, quindi non sto bene in questa società. Invece io sono come gli altri, ok. E finisce con ama chi sei e nessuno sarà mai come te. Questo perché ve l'ho voluta far vedere questa pubblicità? Perché è il punto di partenza per poter organizzare la nostra vita, cioè per fare un'autoanalisi. Qui sotto vedete anche il nostro modello, il modello AIM. Cioè qualunque, ogni volta che dobbiamo pianificare i nostri obiettivi, una volta capiti chi siamo, dobbiamo, come abbiamo detto prima, contestualizzarli ed avere il giusto atteggiamento. Il nostro modello infatti prevede, se vedete ci sono due cerchi, poi anche questo lo farete meglio col dottor Barbato domani, giusto? E qui ve lo voglio un attimo spiegare. Quindi AM in questo caso sta per atteggiamento emotional manager, che è un atteggiamento propositivo e positivo verso il proprio futuro. Per avere questo tipo di atteggiamento devi avere un atteggiamento positivo, poi su questo si andrà ad approfondire. Un'etica. L'etica non, cioè su questo c'è un mondo di roba da dire. Etica soprattutto coerenza con se stessi in questo caso. Cioè in base a chi siamo, cioè l'etica è la coerenza con i propri valori, prima di ogni cosa.
Il management, ovviamente, capacità organizzativa, stiamo parlando di self-management, quindi. Poi, una volta che abbiamo appurato questi tre punti fondamentali, cioè l'ambiente, cioè qualunque, abbiamo detto prima, qualunque cosa non puoi farla prescindendo dal contesto. Ho parlato del tizio che, cioè di io che voglio imparare a nuotare in montagna. Poi c'è qui mente e emozioni, vi ricorda qualcosa? Bravo. Cioè dobbiamo fare i conti sia con la parte razionale, sia con la parte emotiva. Se noi organizziamo la nostra vita, i nostri obiettivi, la nostra carriera, tenendo presente e considerando esclusivamente la parte razionale, qualcosa non funziona. Ci siete? Sì, perché comunque all'interno del programma del 3% ci sono i valori che ci hanno portato anche a quelle reazioni, diciamo, che ti dicono guarda che attento che quello che stai facendo. Quindi se non lo consideri, che buona, succede? Bene, ecco. Che succede se non lo consideri? Però questo voglio dire, non cambia da soggetto a soggetto in base a come ha avuto un'educazione. Certo, fatta, ma infatti, allora, tu impari un metodo, però devi poi farlo tuo, nel senso, io ti insegno la strategia, però ognuno di noi deve organizzare e pianificare in base a se stesso. Hai portato quei cosi, Simone? Infatti, mo vi do i testi. Avete penna tutti quanti? Sì. Allora, vi do ognuno di voi uno di questi. Ah, li distribuisci? Ok, uno lo tengo io come segno. Prego. Manca qualcuno? Ci sono per tutti? Ci sono? Ok. Nel frattempo che voi... No, non lo vedete, poi lo vediamo insieme, perché sennò non mi seguite più. Quindi quello che ci siamo detti fino ad ora è definire i propri obiettivi, identificare risorse e ostacoli, ok? Fare un programma, realizzarlo e monitorare. Ok, questi sono gli step che dobbiamo fare. Una cosa importante, l'abbiamo detto, è verificare volta per volta il raggiungimento degli obiettivi, perché se li definiamo e poi li abbandoniamo, non abbiamo una guida. Vabbè, risorse e ostacoli. Il goal setting, quindi vi ho detto, in virtù degli obiettivi che abbiamo definiti, dobbiamo cercare di... Poi, voi avete studiato in passato obiettivi a breve, medio e lungo termine. Una volta che avete definito l'obiettivo macro a lungo termine, poi dovete definire i piccoli passi, questo lo sapete. Quando andate a definire i piccoli passi, dovete sempre, abbiamo detto, definirli un poco più ambiziosi, in modo che nel momento, cioè, fate uno sforzo in più per raggiungerli e questo vi consente di crescere. Una cosa importante è che in questa metodologia si cerca di dare molta più enfasi agli obiettivi positivi, perché quando raggiungete dei successi vi dovete dare la pacca sulla spalla. Quando raggiungete degli insuccessi non bisogna mortificarsi, ma utilizzare degli insuccessi come strumento per capire, cioè mettersi in discussione, ok, questa cosa non è andata così, perché? Cioè non buttarsi giù e farsi prendere dalla perdita di motivazione, ma deve diventare anche l'insuccesso un modo per motivarsi e per dire ok, capiamo perché non è andata, come mi posso migliorare, dove ho sbagliato o dov'è. E quindi questa è una caratteristica del goal setting che è diversa, infatti c'è rinforzare i successi e non penalizzare eccessivamente gli insuccessi. Ok? Motivazione l'abbiamo detta.
Poi questo del PDCI, lo sapete tutti, io ve lo dico. Ve lo spiego un secondo meglio, giusto per l'atteggiamento, l'abbiamo detto. Questo è il dottor Barbato che spiega il modello AEM, che è proprio atteggiamento emotional manager, e l'abbiamo detto. Vedere sempre le cose in termini positivi e non negativi, quindi sempre anche il fatto di dare più enfasi sui successi e non concentrarsi sugli insuccessi è un modo per vedere sempre al miglioramento, alla positività. Ok, scusate, ho perso un po' il segno. A proposito dell'atteggiamento positivo e negativo, ci tengo a, prima di iniziare questo test, non so se avete mai letto su internet l'atteggiamento del vincente e del perdente. Vi ho detto che l'atteggiamento è la cosa più importante perché si può raggiungere il successo. Se noi ci poniamo in una posizione rispetto a un qualunque tipo di obiettivo, del tipo non ce la faccio, questa è una cosa che non si può, secondo voi riuscirete a raggiungere l'obiettivo? Cioè ragionare da sfigati. Invece, se ci poniamo nei confronti dei comportamenti con un atteggiamento positivo, cancelliamo impossibile, sicuramente avremo più successi. Qui c'è questa slide che ti dimostra come da un pensiero negativo di insuccesso possiamo passare a un pensiero positivo di successo. Da un non ce la faccio, non ce la farò, non posso farlo, voglio farlo, come faccio a farlo? Quindi cominciamo a cercherò di farlo, posso farlo, lo sto facendo, l'ho fatto. Per questo un atteggiamento positivo ti porta più al successo rispetto al negativo. E questo mi piace, cioè, leggercelo, l'atteggiamento del vincente e del perdente. Il vincente trova sempre una soluzione, un perdente trova sempre una scusa. Quindi non è importante solo pianificare la nostra vita o avere delle abilità, ma soprattutto, ripeto, l'atteggiamento. Se ogni volta che c'è un problema cerchiamo la scusa per non farlo, quindi, dal primo, il vincente ha sempre una soluzione, il perdente ha sempre dei problemi, il vincente ha sempre un programma, infatti adesso impariamo a programmare, il perdente ha sempre una scusa, il vincente dice ci penso io, il perdente dice non è compito mio, il vincente vede una risposta in ogni problema, il perdente vede un problema in ogni risposta, il vincente dice può essere difficile, ma si può fare. Il perdente dice, si potrebbe fare, ma è troppo difficile. Adesso tocca a te capire qual è l'atteggiamento che vuoi assumere. Ok? Per esempio, anche la differenza tra un atteggiamento da vincente e un atteggiamento da perdente. Quanto un vincente sbaglia, dice ok, ho sbagliato, per questo vi dico il goal setting, cioè se sbagli, ok, hai sbagliato, vai avanti. Quindi quando un vincente sbaglia dice ho sbagliato, un perdente dice non è stata colpa mia, cioè caccia sempre il problema fuori di sé, così non lo affronta. Però l'unico modo per migliorare è affrontarlo il problema. Un vincente attribuisce i suoi successi alla buona sorte, soprattutto quando non dipendono da essa. Invece un perdente attribuisce le sue sconfitte alla cattiva sorte, soprattutto quando queste non c'entrano affatto. Un vincente lavora più sodo di un perdente, eppure dispone di più tempo, perché il vincente si organizza proprio perché vuole fare tanto. Il perdente ha sempre troppo da fare per stare dietro ai suoi insuccessi.
Un vincente affronta i problemi, un perdente ci gira intorno. Un vincente dice che gli dispiace e smette. Un perdente dice che gli dispiace e rifà lo stesso errore. Perché per un vincente sbagliare non è un insuccesso, è un modo per capire meglio come deve fare qualcosa. Un vincente rispetta quelli che sono superiori a lui e cerca di imparare da loro. Abbiamo detto il coping. Cioè un vincente cerca di capire le persone migliori di lui come fanno e le imita, non le snobba. Una volta che ha capito da loro come fanno, cerca anche di migliorarsi. Invece un perdente mostra risentimento verso quelli che sono superiori a lui e cerca di denigrarli. Quello che ho detto prima, un vincente vede l'opportunità in ogni difficoltà, invece un perdente vede la difficoltà in ogni opportunità. Quindi questo è il giusto atteggiamento. Poi ci vuole creatività. Sapete che cos'è la creatività? Questa ne parlerà meglio anche il dottor Barbato domani, perché è molto collegata anche con l'intelligenza emotiva, è più una parte emozionale. Ok, intanto prima di andare, infatti l'intelligenza emotiva, cioè la creatività è collegata all'intelligenza emotiva. Cominciamo a vedere intanto questo test, ok? Allora, un attimo che devo fare anche un'altra cosa. Allora, questo è un test che... Cioè un esercizio che ci aiuta a capire come poter organizzare la nostra vita, sia lavorativa. Io adesso ci ho messo più la parte, diciamo, di vita privata, però questi spicchi rappresentano le aree della nostra vita. Io adesso le ho selezionate così, però ciascuno di voi può cambiare in futuro le aree a secondo dei propri interessi e delle cose che gli interessano maggiormente. Un attimo, voglio però cambiare anche slide. Vedete che abbiamo parlato di equilibrio. Cioè nella nostra vita, perché riusciamo a stare bene, riusciamo ad auto-organizzarci nella maniera migliore, dobbiamo riuscire a dare il giusto spazio ad ogni area della nostra vita. Se voi vedete, qui ci sono varie aree, ok? Ci sta, per esempio, lavoro e carriera, vita sociale, famiglia, svago, crescita personale, beni materiali, emozioni, fisico e salute, poi spirito, missione e finanze. Se noi tutte queste aree non acquisiscono all'interno della nostra vita il giusto ruolo, il giusto peso, questa ruota che dovrebbe girare in maniera omogenea non gira. E adesso vi dimostrerò come non gira e come fare a farla girare. Perché se voi prendete una ruota che ha tanti denti, secondo voi gira? O si incastra? Se invece la ruota è perfettamente tonda, tutto gira meglio. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare, voi vedete che se sfogliate, di cerchi ce ne sono tre. Un cerchio è il cerchio del passato, un cerchio è il cerchio del presente, e un cerchio è il cerchio del futuro. La prima cosa che dobbiamo fare, siccome abbiamo visto nelle slide, dobbiamo capire chi siamo, ma per capire chi siamo dobbiamo partire. Quindi dobbiamo fare una breve autoanalisi su, prendiamo riferimento un anno fa, due anni fa, e vediamo come ognuna di queste aree era uno o due anni fa, ok? E gli diamo un valore che deve essere assolutamente personale. Un paio di anni fa. Per esempio, prendiamo a riferimento
un anno da oggi. Quindi ciascuno di voi, analizziamo un'area per volta, ciascuno di voi fa un'autoanalisi e si dà un voto su com'era quest'area un anno fa, esattamente da oggi. Oltre a dargli un valore e lo segna sul cerchio colorandolo, qui sotto c'è una scheda dove gli date un valore numerico e gli scrivete anche un perché. Questa ovviamente è assolutamente personale, quindi ve la portate a casa, ci potete scrivere quello che volete, anche le vostre cose più private, perché non è solo una cosa. Vi aiuta a capire cosa funzionava o non funzionava. Per esempio, se nel lavoro e carriera un anno fa vi davate 9, che è un buon voto per voi, vi scrivete secondo voi questo 9 a cosa era dovuto. Perché poi noi lo faremo anche ad oggi. Se oggi è diventato 3, dovete farvi un'autoanalisi e dire perché oggi è 3. Cosa è cambiato? Dove ho sbagliato? Che scelte ho fatto? Se invece l'anno scorso era 3 e oggi è 9, cosa ho fatto di buono? Perché se ho fatto qualcosa di buono, la devo continuare a fare e migliorare, perché così diventa ancora di più. Ammesso che voglio che cresca ancora, perché siccome ci deve essere equilibrio, se dall'altra parte svago, l'anno scorso stavate a 0 e ci avete 10 nel lavoro, secondo voi una ruota, aspettate che la prendo qua, che è più una ruota che ha un valore 10 e un valore 0 sarà una ruota o un facsimile di ruota? Potrà mai girare? Perché ovviamente anche se vi dedicate troppo alla carriera e poco allo svago, comunque non funziona. Perché la prima slide che vi ho fatto vedere era proprio l'equilibrio, il self-management skill prevede che ciascuno di noi ha l'abilità di creare intorno a sé equilibrio in tutte le aree. Se ci concentriamo, una volta imparata il metodo, poi lo possiamo ulteriormente focalizzare sul lavoro, ma dobbiamo capire come avere equilibrio, ma anche come valorizzarci, perché questo ci consente anche di valorizzarci. Allora, vogliamo analizzare una per volta? Queste sono tutte cose che... Allora, cominciamo da fisico, salute e vitalità. Cominciamo da lì. Da lì, Oppure possiamo iniziare da lavoro e carriera, che è quello sopra sopra. Poi sono condizionanti. Facciamo una cosa più personale, che andiamo verso il lavoro. Ok, allora, fisico, salute e vitalità. Un anno fa, a livello di fisica, energia, vitalità, immaginate oggi che è 27 settembre, no scusatemi, 27 giugno, l'anno scorso di questi tempi a livello di fisico eravate più in forma, eravate più grassottelli, come eravate? No, non ti preoccupare, poi ti renderai conto che... Cinque che? 5 anni. 5 anni? Va bene, dai, prendiamo il suggerimento del dottor Barbato. 5 anni fa, come stavate a livello di... Sì, scrivete sopra l'anno, cioè 5 anni fa che anno era? 2009, allora il 2009, dove eravate a settembre? Cercate di tornare un po' indietro nel tempo. Anzi, io suggerirei di fare una cosa, visto che abbiamo il dottor Barbato qua, lui sa farci tornare indietro con una tecnica, vero Simone? Certo, così vi fa anche sperimentare cosa fa l'inconscio. Allora, diciamo che il nostro periodo di riferimento è il 2009. Adesso il dottor Barbato vi farà tornare un po' indietro per fare un'autoanalisi più... Allora, proviamo a fare questo esperimento.
assumete una posizione comoda, eliminate qualsiasi fonte di disturbo, quindi carta, penna e le mosche soprattutto. Mettetevi comodi anche con le gambe. No, la gamba. Proprio comodo. Non devono essere incrociate. Le mani sulle gambe, poggiatele sul ginocchio e iniziate a rilassarvi in questo modo, facendo dei respiri. Concentratevi sul vostro respiro, che deve essere sempre più profondo e armonico. Questa è una tecnica di training autogeno, è una tecnica di rilassamento che ci aiuta ad entrare un pochino in contatto con quell'inconscio. Mentre respirate, immaginate di buttare fuori tutte le vostre tensioni, che escono come se fossero del fumo denso, nero, che si allontana da voi. E rilassatevi proprio in questo modo. Continuate a respirare e lasciate semplicemente che questa parte più grande di voi, il vostro inconscio, possa aiutarvi a capire 5 anni fa dove eravate. Affidatevi ai vostri ricordi, a una comprensione che non è più razionale, è emotiva. E 5 anni fa, che cosa stava accadendo? Che anno era? 5 anni fa. Dove eravate? Come si svolgeva la vostra vita 5 anni fa? Che livello di soddisfazione personale avevate? Cosa vi circondava? Quali erano le vostre ambizioni, i vostri sogni in quell'epoca? E tornate proprio indietro e rivivete anche per immagini, per sensazioni, tutto quello che accadde in quel tempo. Le persone non si prendono spesso del tempo per fare questo tipo di autoanalisi. E a me è servito tantissimo farlo. Perché molto spesso ti ritrovi non a vivere, ma a sopravvivere. Passano gli anni e solamente quando metti in prospettiva le cose, magari ti rendi conto che hai lavorato davvero tanto in quei 5 anni. E forse è il caso anche di premiarsi o di analizzare ciò che si può fare in modo più strategico, rendersi conto di quali sono i propri sogni. Bene, chi è tornato indietro ed ha rivissuto questi 5 anni? Il Signore. Ok. Chi è che non è riuscito? E noi qui già adesso sappiamo che ci sono 3 persone un po' più razionali delle altre. Perché quando una mosca ti dà fastidio, non riesci ad essere spontaneo e rilassato o a tornare indietro nel tempo. Questa mosca è il nostro inconscio, è la nostra, scusate, parte razionale, che ci ha tenuto magari fermi qui. Invece chi è riuscito a rilassarsi è tornato indietro nel tempo. Ora con quest'ottica andiamo a compilare la ruota della pagina numero 2. No, il passato è la prima. Ah, scusate, della pagina numero 1.
Quindi, mentre, scusate un attimo, guardatemi, mentre la compiliamo, ritorniamo un attimo indietro nel passato, andiamo a renderci conto com'era il nostro fisico, la nostra salute, cioè tutte queste aree che vedete sulla ruota, e andate a dargli un valore di soddisfazione da 0 a 10. Quindi se in sostanza nella vita sociale io 5 anni fa ero totalmente soddisfatto, ero pieno di amici, pieno di comitive, ogni sera una festa, io vado a colorare tutto lo spicchio fino all'ultimo livello. Se invece in quel periodo, 5 anni fa, è stato un periodo di totale introspezione in cui mi sono rinchiuso in casa e sono rimasto chiuso in casa a fare autoanalisi, probabilmente la mia vita sociale era ad un livello 1, 2, forse 0. E quindi lo coloro in corrispondenza. Ok? Per le 3 persone che non sono riuscite a tornare indietro, non ci siete riusciti? Proprio. Allora, potete abbandonare l'aula a questo punto. Potete iniziare a colorare. Sì, sì. Cominciamo da fisico, salute e vitalità. Fate un... Adesso no, se no dopo. Adesso serve solo, ecco, colorarlo. Ti faccio un esempio così, no? Metti sotto, mettete qui il valore. Cioè... Vita sociale, la prima che riempiamo, per te la tua vita sociale era 5. Sì, hai detto vita sociale. Allora, se vogliamo vedere un attimo ogni area, vediamo cosa significano queste aree. Lo spiego io, lo puoi spiegare tu? Sì, vai, vai veloce, dai. Vita sociale. Allora, partiamo da questa che c'è, quindi fisico, salute, vitalità. Include tutto quello che è l'assenza di malattia, l'energia e la vitalità. Chiaramente, se sono una persona che ha una malattia, vado a considerare anche questo tipo di fattore, come stavo prima, come sto adesso. Se ho una malattia brutta, vado a considerare come mi sento dentro, magari. Quindi cerchiamo di prendere questo tipo di esercizio in un'ottica un po' globale, no? Ok. Quindi... arrivato a vita. Quindi... Assumo molti medicinali, sono le domande che devo farmi. Qual è il mio livello di energia? Mi sento stanco o riposato? È importante fare un'autoanalisi su queste aree. Quante ore dormo? Mi sveglio stanco? Ho dei vizi poco salutari? Io, ad esempio, qui vedo molti alcolisti, molte persone che fumano marijuana, si riconoscono. Qui in prima fila, ad esempio, ce ne sono alcuni. Più alcolisti. Quindi rispetti delle sane abitudini alimentari? Tutto questo è quello che riguarda fisico, salute e vitalità. Fai qualche sport? Conduci una vita dinamica o sedentaria? Ecco, dobbiamo andare a riempire quest'area rispondendo a queste domande. Adesso io vi presento un pochino tutte le aree, dopo se avete bisogno di rivedere qualche slide per andare a capire meglio i punti, la rimettiamo. Emozioni, com'è la mia salute emotiva? Sono una persona che è entrata in contatto con le mie emozioni, lo vedremo domani meglio. Riesco ad esprimere in modo giusto la mia emotività, sono sereno, sono soddisfatto, mi sento una persona appagata. Io posso avere anche la Ferrari, ma questo non significa essere appagati. Attenzione, essere appagati significa, è diversa dall'autorealizzazione, l'appagamento interiore. Dobbiamo iniziare a fare queste distinzioni perché sono fondamentali. Quindi io posso anche essere una persona sola, senza una famiglia, senza un amico, ma stare benissimo a livello emotivo. Quindi andiamo a considerare come la salute fisica e quella emotiva sono due aspetti strettamente legati tra di loro. Il benessere del corpo spesso determina quello mentale. Noi dobbiamo renderci conto che mens sana in corpore sano. Quindi la mia salute emotiva, di che umore sono di solito? Con che spirito inizio la giornata? Perdo la calma? Mi incazzo facilmente?
Questo diciamo che stiamo presentando tutte le aree, dopo adesso noi le andiamo diciamo a portare nel 2009, poi nel presente e poi le porteremo nel futuro. Quindi sono capace di adeguare il mio stato d'animo alla situazione che sto vivendo? Sono in grado di gestire le emozioni o ne sono sopraffatto? Io vedo persone che perdono la calma di continuo, vedo persone che soffrono di ansia, vedo persone che soffrono, tra virgolette, di rabbia, vedo persone che sono depresse. Allora come stavate? Come state e come volete essere? Dobbiamo capire queste cose. Perché se non le capiamo, noi non diamo un'istruzione alla nostra mente inconscia che ci aiuterà a realizzarle. Poi capiremo meglio questo aspetto importante della programmazione mentale, della programmazione emotiva ed inconscia. Ho difficoltà a comunicare i miei stati d'animo? Perché molto spesso le persone non hanno cognizione di come vivono la loro vita emozionale. Non riescono ad ascoltarsi. Ambiente e beni materiali. Cosa significa? L'ambiente si riferisce agli spazi in cui vivi. Sono soddisfatto della mia casa, della mia città, del mio posto di lavoro? Quindi tutti gli ambienti in cui io vado a passare del tempo. Prendo in considerazione ogni possibile variabile. Ci sono discipline orientali che vanno a fare di questo tipo di concezione una vera e propria scienza. L'ambiente influisce sul nostro umore, questa è una cosa di cui dobbiamo iniziare a renderci conto. Quindi sono soddisfatto della casa, la considero comoda, confortevole, si trova in un quartiere che mi piace, è vicina o lontana dal posto di lavoro, è rumorosa, silenziosa, ti piace quel che vedi quando ti affacci alla finestra. Io ho cambiato casa da poco, prima la mia vista era il mare. Ora la mia vista non è più il mare e sono andato in una depressione. Non sono andato in depressione, però accuso questo colpo. Cioè nel senso che per me alzarmi la mattina e vedere il mare era qualcosa che mi entusiasmava. Oggi non vedo più il mare, che faccio? Devo trovare un altro modo per entusiasmarmi. Ok? Quindi avere consapevolezza significa anche questo. Cosa provo quando sono seduto nel mio ufficio, nel mio posto di lavoro? Io stesso durante l'università mi sono trovato a fare uno stage in un'azienda e mi sono ritrovato a stare su quel posto di lavoro e ad avvertire un senso di malessere. È una cosa che ricordo molto bene. Quindi quali sono e come sono i miei luoghi in cui passo del tempo? Sono contento delle cose che ho, degli oggetti che ho? Mi piace guidare la mia auto? Mi piace il mio guardaroba? Che genere di acquisti faccio? Domande quindi che riguardano l'ambiente ed il bene materiale. Crescita personale. La crescita personale è un'area molto soggettiva, considera il tempo che dedichi a te stesso. Esclusivamente al tuo miglioramento, alle attività che svolgi per crescere e rigenerarti, quindi a tutto ciò che fai per arricchirti a livello interiore. Crescita personale può essere anche considerata crescita spirituale. Crescita a livello di cultura, perché studio e leggo, ma anche crescita proprio a livello di interiorità. E quindi considera il tempo che dedichi a te. In qualsiasi modo tu lo faccia. Quanti libri leggi? Quanti corsi frequenti? Quale musica ascolti? Cambi spesso genere o ascolti sempre le stesse cose? Che tipo di libri leggi? Quali sono le aree della tua vita che dovresti approfondire? Hai studiato management? Hai studiato psicologia? Ti interessa l'alimentazione? È il caso ora che tu ti sposti lì. È questo quello che intendiamo in quest'area, fare un'autoanalisi per capire quali sono le aree da andare a completare. Ti tieni informato, leggi, quali hobby hai, ti piace condividere queste passioni con gli altri?
quali argomenti approfondisci per lavoro, per piacere? In che aree vorresti specializzarti? Sei soddisfatto delle cose che impari? Lo svago. Lavoro, mi riposo, studio. E come mi scarico? Quali sono i miei momenti di svago? Quindi lo svago è tutto il tempo libero, puro divertimento e riposo. Sono le attività che non hanno nessuna finalità particolare. Se riuscite a collegare a questa attività un'attività particolare che vi produce reddito, siete fortunati. Beh, ci sono persone che vanno a fare i tartufi per hobby, se li rivendono e fanno anche qualche soldino. Non so se mi spiego, è un hobby però, non è un lavoro. Quindi come passo il mio tempo libero? Qualcosa che serve puramente a te. Ti concedi tempo sufficiente per lo svago o senti invece di non averne affatto? Lavori 7 giorni su 7 o riesci a tirarti fuori del tempo per te? Dove trascorri le vacanze? Quante ne fai? Quante vorresti farne? Trascorri qualche serata in compagnia di amici? Coltivi un'attività ludica? Conosco persone che quando si prendono del tempo per se stesse accusano un senso di colpa. E attenzione, è un segnale inconscio. Un senso di colpa è un segnale inconscio. Mi avete chiesto che cos'è l'inconscio. Bene, l'inconscio comunica con dei segnali. Non ti parla. Ti fa provare. E allora noi dobbiamo cogliere quel segnale. Io se vedo una persona e mi innamoro, non me lo dice la testa, me lo dice il cuore. E io devo imparare a cogliere questi segnali, perché sono essenziali, sono più di 1000 parole. Quindi faccio una passeggiata di tanto in tanto, ti capita di fare qualche weekend, di organizzare qualche weekend? Il tempo libero lo passi annoiandoti o facendo qualcosa di costruttivo? La famiglia. Allora, per famiglia noi dobbiamo distinguere tra famiglia di origine e famiglia acquisita. La differenza è che la famiglia di origine sono mamma e papà, la famiglia acquisita è il nucleo che abbiamo costruito. Quindi ognuno può rapportarsi a questo tipo di area nel modo in cui crede, scegliendo l'uno o l'altro o tutte e due. Quindi com'è la tua vita affettiva? Che rapporti hai con i tuoi cari? Con chi ti dà gioia e serenità? C'è un'atmosfera piacevole a casa tua? C'è un'atmosfera piacevole a casa tua. Come contribuisci a creare questa atmosfera o a smorzare eventuali tensioni? Se sei un genitore, come valuti il rapporto con i tuoi figli? Riesci a trascorrere abbastanza tempo con la famiglia? Che tipo di attività svolgi assieme alla tua famiglia? Ti ricacci del tempo per loro? Hai un buon rapporto quindi con queste persone a cui vuoi bene? E i tuoi amici fidati rientrano in quest'area? Come li consideri? La vita sociale va a includere tutta l'area delle relazioni con le persone che si frequentano più spesso al di fuori della famiglia e con le quali andiamo a svolgere un certo tipo di attività, vicini di casa, associazioni, colleghi, squadre, club, circoli, perché anche questo è un metro che ci aiuta a capire a che livello stiamo vivendo la nostra vita. Allora, quante e quali persone vedo con una certa regolarità al di fuori dell'ambiente professionale? Mi tengo in contatto regolarmente con loro? Come giudico la qualità di queste relazioni? Ci aiuta anche a capire questo tipo di area se sono una persona più socievole, quindi orientata alla quantità, piuttosto che alla qualità. Perché ci sono persone che preferiscono la quantità di relazioni e ci sono persone che preferiscono la qualità. Non significa che sono meno socievoli delle altre, quelle che preferiscono la qualità.
è semplicemente una scelta differente. Se queste cose le porto a coscienza, riesco a capire chi sono. E se riesco a capire chi sono, io ho un'arma in più, perché conosco meglio come funziona la macchina che posseggo, la mia macchina, cioè me stesso. Il lavoro e la carriera. Quindi riguarda tutte le nostre ambizioni, è lo specchio della nostra posizione professionale. Sia che siamo dipendenti, sia che siamo liberi professionisti o imprenditori. Riguarda tutte quelle mansioni svolte e deve essere collegata al grado di soddisfazione che ci dona. Il lavoro nobilita l'uomo, ricordiamoci questo aspetto importantissimo. Quindi in questo settore qual è il tuo grado di soddisfazione? Ti consideri in sintonia con le tue aspettative o avverti invece una grande distanza tra quello che fai e quello che vorresti fare? C'è per caso questo spaccato tra quello che fai e tra quello che vorresti fare? Perché se c'è questo spaccato non preoccuparti, cerca solo di capire come colmarlo. Come andare nella direzione che desideri, perché non è che hai tante vite per farlo. O lo fai adesso, oppure domani rimpiangerai di non averlo fatto al momento opportuno. E allora fare questo tipo di programmazione aiuta anche ad accorciare i tempi. Io sono un amante delle strategie di velocità. La strategia di suo è qualcosa che aiuta a raggiungere a qualcuno qualcosa con il massimo dei risultati e con il minimo sforzo. Ed è qualcosa che effettivamente è riproducibile, cioè nel senso, se io ragiono in termini strategici ottengo qualsiasi cosa io voglio in modo semplice rispetto a chi fa più fatica. Non fate battute su dove si posano le mosche, eh? Quindi pensi che la tua posizione sia adeguata alle tue capacità? Vorresti più o meno responsabilità? Io quando ho iniziato a fare questo lavoro mi sono reso conto che volevo fare questo lavoro ma non avevo le capacità per fare questo lavoro. Quando mi sono reso conto di quello che mi serviva per fare il lavoro che faccio, la prima cosa è stata una sorta di illuminazione. Mi sono reso conto che dovevo avere un certo bagaglio di conoscenze e competenze che vi sintetizzo con 3 mensole di libri, ad esempio. Cioè io mi sono reso conto che avrei potuto iniziare a parlare di qualcosa dopo che conoscevo quei libri a memoria. A memoria per me significa interiorizzarli, non a memoria, perché altrimenti sarei qui a fare il secchione. Ok? Quindi questo significa capire quali sono gli strumenti che mi servono per realizzarmi nella mia carriera. Io lo so come mi realizzo nella mia carriera, non lo sa nessuno. Io so quali strumenti devo andare a studiare. Sono un appassionato di ipnosi. Per avere una cultura sull'ipnosi come quella che avevo desiderato, l'unico modo che avevo era studiare tutta la bibliografia sull'ipnosi. Non so se mi spiego. L'ho fatto. E questo mi ha portato ad avere una conoscenza di quella materia di cui oggi sono fiero, sono onorato di averla. Quindi andiamo a renderci conto dove vogliamo arrivare. Ritieni stimolanti le tue attività professionali? Sei contento quando vai in ufficio? Perché se non sei contento, basta semplicemente che usi un po' di strategia, che usi un po' di pensiero laterale, che usi un po' di creatività per ricollocarti, per rendere nuovo qualcosa di vecchio. Io dico sempre che gli americani stanno davanti a noi, stanno indietro per alcuni aspetti, però a livello lavorativo stanno avanti. Noi dovremmo imparare da loro a lavorare e dovremmo imparare dall'altra parte del mondo, l'est, invece il contatto e la spiritualità. Perché se noi avessimo una spiritualità come l'Oriente, ma una voglia di lavorare, di approcciarsi al mondo del lavoro come l'Occidente, noi avremmo una globalità. Allora, gli americani lavorano e basta. Noi dovremmo lavorare ed entrare in contatto con noi stessi, un po' come fanno, ad esempio, alcuni popoli dell'Est.
La cosa interessante dell'americano è che per lui ricollocarsi nel mondo del lavoro, per voi com'è ricollocarsi nel mondo del lavoro? Ricollocarsi è una tragedia. Mi hanno licenziato, devo cambiare lavoro, oddio che faccio? Per l'americano è fisiologico cambiare lavoro ogni 2 anni. Che siano 5 o 2, io vi assicuro che queste persone cambiano lavoro di continuo. Perché è chiaro che dopo che fai per tanto tempo la stessa cosa, tu hai un bagaglio di conoscenze e competenze che applicate altrove diventano una potenza, diventano un'arma in più. E oltre a questo ti danno la motivazione, perché ogni nuova sfida diventa entusiasmante. Entrare nella routine è qualcosa di devastante. Noi non siamo abituati a vivere nella routine, anche se la nostra parte razionale cerca la stabilità, la tranquillità, perché la nostra parte razionale cerca il posto fisso, però è una cazzata. Scusate la parola, è una. Perché la nostra parte emotiva invece cerca emozione, cerca la novità, cerca qualcosa di nuovo. Quindi noi dobbiamo renderci conto che questa finzione del posto fisso, della sicurezza, della stabilità è una grossa menzogna. Mi fate un esempio di qualcosa che sia stabile, fisso in natura? Perché se esiste in natura può esistere anche per voi, ma se non esiste in natura non esiste. E anche se lo pensi, non è che esiste. Un qualcosa che esiste di stabile nella vita, nella natura, cioè nella natura intesa proprio come mondo, universo. Una cosa che non cambia, una cosa che sia stabile. Possiamo fare questo esempio? Il mare. Non cambia il mare. Evapora, si muove, le maree. E nell'arco di millenni come cambia sto mare? Quindi bisogna anche considerare poi la distanza. Quindi la stabilità in natura, a mio avviso, non esiste. Neanche i sassi sono stabili. Neanche le montagne, cioè le placche terrestri si muovono, la terra, tutto. Quindi, sinceramente, da oggi in poi, quando pensiamo al lavoro, iniziamo a considerarlo come una sfida, come davvero una crescita personale. Non esiste questo discorso della stabilità, è una grossa menzogna. Io mi rendo conto che in Italia ci siamo cresciuti con questa storia, però purtroppo è finta. E noi possiamo, io adesso non so voi di cosa vi occupate, domani me lo direte, però noi possiamo trovare soddisfazione se il lavoro ce lo inventiamo, perché se io mi invento il lavoro in base alle caratteristiche che ho, e cavolo, vado a valorizzare che cosa? Il mio? Ma possiamo uccidere sta mosca? Adesso l'allontano con l'inconscio, eh? Possiamo valorizzare il nostro talento. Cioè, se io sono Maradona e mi mettete a lavorare alle poste, sarò soddisfatto. Bravo, infatti non dobbiamo giocare tutti quanti a pallone. Sicuramente se la tua ambizione è lavorare alle poste, io sono felice per te, ma questo tu lo sai, non te lo posso dire io. Cioè, qualcosa che dobbiamo capire. Ad esempio, io sono una persona che si è creato un contesto lavorativo che va a soddisfare appieno le mie esigenze attraverso una serie di attività che vanno a soddisfare le mie esigenze differenti. E so che sono una persona che ha bisogno anche di variare, perché io non posso occuparmi sempre della stessa cosa. Devo avere qualcosa che interrompa il ritmo, altrimenti mi annoio, ad esempio. E quindi, se non creo io qualcosa che vada a soddisfare queste mie esigenze, ma chi me lo può creare? Pensateci un attimo. Se tu vieni a lavorare per me, secondo te, io conosco le tue esigenze e te le soddisfo?
No, lo puoi fare solo tu. Lo puoi fare solo tu da imprenditore o lo puoi fare tu se lavori con me, solo se me lo proponi tu, il tuo modo di lavorare. Perché avere un modo di lavorare più sereno e più tendente al proprio talento significa semplicemente lavorare meglio. Non lavorare di più, significa lavorare meglio. Io sono una persona che porta avanti questa teoria, cioè non lavorate di più, lavorate meglio. Io non lavoro di più, lavoro meglio. La differenza, ad esempio, tra due studenti, immaginiamo il classico secchione, e invece la persona che ha una metodologia di studio, qual è? Non c'è intelligenza differente, c'è strategia. Allora, una persona, uno studente impiega più tempo a studiare, un'altra persona studia di meno e ottiene un risultato superiore. Perché? Quale strategia può avere? Ce ne sono tante, le deve trovare. Ve ne dico una? Essere più attento a scuola. Essere più attento a scuola significa tornare a casa, dare una letta e aver capito già tutto. Se non sto attento a scuola, torno a casa e impiego il doppio del tempo. Un'altra strategia? Vado a capire il senso esatto di quello che devo studiare, senza focalizzarmi sui dettagli, capendo in modo generico l'argomento. Avendo una visione così generale, quando vado ad approfondire o a conoscere il particolare, mi è tutto più semplice. Allora, io sono laureato in economia, leggevo i libri di economia o di diritto, tutti di un fiato. I miei, infatti, non riuscivo a studiare con nessuno, perché ero uno dei pochi ad avere questo metodo. Ma questo metodo mi consentiva di capire esattamente quel libro cosa diceva. E sinceramente ho trovato un grosso vantaggio a studiare in questo modo. Sapete perché? Perché quando ti leggi tutto quanto un libro, le cose più importanti sono ripetute di continuo. Quindi alla fine del libro le hai dentro. Nella seconda lettura appare tutto più semplice e soprattutto capisci quali sono i dettagli importanti da approfondire. E questo è il modo in cui mi sono laureato, ma con una semplicità estrema, mentre dei miei colleghi impiegavano mesi e mesi e mesi per superare diritto pubblico, per superare diritto privato, per superare ragioneria 1, 2. Erano degli esami insormontabili per l'80% dei miei colleghi. Io questa loro difficoltà non l'ho trovata con questo metodo, perché avevo identificato le cose salienti. Quindi avere una visione generale e poi particolare è stato uno degli stratagemmi più importanti della mia vita, che ho applicato nel lavoro e nella vita personale. Strategie di apprendimento le chiamo. Torniamo un attimo a noi. Carriera. Quindi come sono i rapporti con i tuoi colleghi? Come sono le relazioni professionali improntate sulla collaborazione? Sei soddisfatto di quel che pensano di te? Sei contento del tuo stipendio o vorresti guadagnare di più? Vivi il tuo lavoro con stress e apprensione o ne sei stimolato positivamente? Senti di essere in continua crescita professionale o invece sei appiattito, sei fermo? Come valuti la quantità e la qualità del tuo lavoro? Riesci a rimanere concentrato a lungo? Sei in grado di gestire adeguatamente il tuo tempo? Le finanze. Considera anche, oltre al patrimonio, il rapporto che hai con i soldi. Perché è fondamentale capire che rapporto hai con i soldi. Cioè, non dobbiamo andare a considerare solamente il conto in banca, bisogna anche capire proprio il rapporto con i soldi, perché ci sono delle persone che hanno un rapporto malato con i soldi. Non so se avete un'idea, ci sono persone che devono allontanare i soldi, ci sono persone che hanno bisogno assolutamente dei soldi. Quindi capiamo noi com'è il nostro rapporto con i soldi. Che capacità hai di amministrarlo? Ho chiesto a una persona qualche tempo fa quanto fatturi ad un imprenditore, quanto fatturi al mese, gli ho chiesto. Mi ha detto non lo so. E da quanto tempo ce l'hai l'attività? Saranno 22 anni. E tu dopo 22 anni non sai quanto fatturi al mese? E non lo sapeva. Questo significa, in sostanza,
avere una nave, andare nel mare, e se qualcuno ti chiede, senti, ma di quanta benzina hai bisogno? O quanta benzina abbiamo consumato fino adesso? La risposta del capitano è non lo so. E quindi è una conduzione che non è ponderata, è, io la chiamo sciagurata. Perché io devo sapere il mio fabbisogno quant'è. Io devo sapere in media, ovviamente, che entrate ho. Cioè io non posso venire qui e parlare senza sapere che aula ho di fronte, se sono 300 persone, 1000 o 15. È una cosa che è necessaria per un oratore, perché a seconda del tipo di aula si imposta l'intervento. Non avere idea di queste, di questi concetti così basilari significa effettivamente che stai correndo, che non ti stai soffermando su quei dettagli che sono essenziali. Quindi non stai amministrando bene il tuo denaro, perché se tu non sai quanto denaro ti entra, non lo stai neanche accumulando. Infatti la domanda successiva che gli ho fatto è, riesci a mettere, ad accantonare una parte di denaro? Cioè ti sei creato un piano di accantonamento? E la risposta qual è stata secondo voi? No. Non riesco a mettere denaro da parte. E poi subito mi è stato chiesto, ma come fai? Se hai dei debiti da pagare, la rata della macchina, hai le spese, significa semplicemente che tu non ti sei fermato a fare strategia, perché se sto lavorando e mi entra 11 ma io spendo 12, significa che devo riorganizzare le cose. Non posso continuare ad andare avanti ad oltranza ignorando questo tipo di segnale. Quindi considerare questo tipo di valutazione come soggettiva, però rendetevi conto quanto è importante soffermarsi su questo tipo di analisi. E allora mi chiedo, sono soddisfatto del mio conto in banca? Mi consente di condurre lo stile di vita che desidero? O di offrire serenità alla mia famiglia? Io vengo da una città, Pescara, molto modaiola, in cui le persone per andare dal parrucchiere o comprarsi la borsa di Gucci non mangiano. È una cosa tristissima. L'ostentazione al posto della sostanza. Non è solo Pescara. Meno male. Quindi, da Pescara in giù. Quindi, come in prospettiva, come giudico l'ammontare del mio patrimonio? Perché vivere alla giornata è qualcosa che è interessante fare, però a livello economico e finanziario io devo avere una lungimiranza tale che mi consenta di fare una proiezione. Se io oggi sto perdendo, domani continuerò a perdere, a meno che non pongo in essere un intervento. E se non mi fermo a fare queste riflessioni, io non saprò mai che tipo di intervento porre. Ho l'abitudine di risparmiare? Questa è un'altra. Io devo ringraziare mio padre per questa cosa, che mi ha dato un senso del risparmio spettacolare. Cioè io non sono una persona che scialacqua i soldi, non mi piace, perché lavoro duramente per guadagnarli, perché buttarli? Preferisco spenderli con parsimonia. È un messaggio che mi ha dato mio padre, perché sinceramente buttare i soldi significa anche svalutare il proprio lavoro, svalutare un qualcosa che tu stai creando. Quindi il tuo rapporto con il denaro è sereno o è ansiogeno? I tuoi acquisti sono commisurati alle tue finanze? Quando studiavo e approfondivo, io spendevo all'incirca 400-500 euro al mese di libri, però avevo rinunciato al resto. Quindi avevo rinunciato, ad esempio, a degli svaghi o ad altri tipi di attività. Quindi non è che non devi spendere soldi, devi solamente capire cosa è importante per te. E cerchi qualche modo per investire il denaro, per farlo fruttare, o aspetti che la banca riporti i tassi di interesse a delle percentuali di una volta, perché non è così. Non pensate che qualcuno venga a darvi dei soldi,
Quindi tu impegnati, se vuoi ragionare in termini di sviluppo, a capire come puoi investirli, come puoi raddoppiarli, come puoi farli fruttare. E vi assicuro che oggi, paradossalmente, con il web, con la tecnologia, abbiamo una marea di opportunità. E non è vero che oggi è tutto già stato fatto. Perché questa frase qui, probabilmente la dicevano anche gli uomini primitivi all'epoca della ruota. Fu inventata la ruota e mo' è tutto stato fatto. Che altro ci dobbiamo inventare? Immaginate gli uomini, tornate indietro con la mente all'epoca dei primitivi. La freccia fu fatta, fu inventato il bronzo, la ruota c'era. E che altro dobbiamo fare? Non è così che funziona. C'è tantissimo da fare, solo che non lo vedi. Non lo vedi perché guardi forse in una direzione sbagliata, perché ragioni in termini di vincoli, di limiti. E questa è la cosa che più mi interessa, cioè qual è il nostro contributo al mondo? Qual è il nostro spirito, che non è l'alcol lo spirito, attenzione, non è quello denaturato. Cioè, la nostra missione personale qual è? Quindi in quest'area noi andiamo a considerare la relazione con qualcosa di più grande di noi, che puoi chiamare Dio, puoi chiamare Buddha, puoi chiamare, no, come tu vuoi, energia. Per me questi sono solamente nomi di una stessa entità, che è l'energia. L'energia che muove il cosmo. L'energia che vi ha dato vita. È energia. Poi la possiamo chiamare Dio, la possiamo chiamare in qualsiasi altro modo, ma sempre energia è. È solamente una nomenclatura per me. Posso sbagliarmi. Quindi per chi è credente, il rapporto con Dio, i sentimenti nei suoi confronti, l'armonia con ciò in cui si ha fede, questo contatto con il profondo, con una forza più grande di te. Per chi invece non si riconosce in una religione, lo spirito rappresenta il rapporto con i valori universali in cui crede. In quest'area sono compresi anche il nostro scopo, il perché siamo qui. Perché sei qui? Qual è il tuo contributo che lascerai al mondo? Cosa diranno di te dopo la tua estinzione? Cosa vuoi che si dica di te dopo la tua estinzione? Che contributo vuoi dare? Sono domande importanti. Quindi hai individuato uno scopo supremo alle tue azioni? Hai trovato un modo per fare la differenza nella vita degli altri? Com'è il tuo rapporto con la fede? Dedichi tempo alla ricerca e all'approfondimento della tua spiritualità? Hai mai conosciuto la tua spiritualità? L'hai mai ricercata? Pensi di contribuire in modo concreto al miglioramento della vita delle persone e del mondo? Quindi ora la ruota. Prendiamoci qualche altro attimo per rifare di nuovo l'esercizio, con questa consapevolezza però adesso. E allora proviamo di nuovo a tornare indietro, a chiudere gli occhi. E torniamo a 5 anni fa. Consideriamo com'era la nostra ruota, il nostro stile di vita 5 anni fa. Com'erano le nostre finanze? Com'era la nostra spiritualità? Ero soddisfatto della mia carriera, dell'ambiente sociale 5 anni fa. Ti ricordi qualche evento di cronaca, di politica, di economia accaduto 5 anni fa? Dove vivevi? E lascia semplicemente che la tua mente possa tornare indietro e quando sei pronto, semplicemente colora la tua ruota.
metti la data su questa ruota. 5 anni fa. Ora, chi è che ha fatto la ruota del futuro? Che si è anticipato con il lavoro. E quella del presente? Ok. Ora facciamo la ruota del presente. Fermatevi a riflettere sulla vostra situazione attuale, oggi, odierna, paragonandola a quella di 5 anni fa. Per il futuro andremo avanti di 5 anni. Però lo faremo con gli occhi chiusi, quindi non fate la ruota del futuro un attimo. Fatela del presente. Se avete finito la ruota del passata... Voleva dire qualcosa questo ragazzo. Anche tu vuoi dire qualcosa? Allora, no, lui ha chiesto se l'inconscio non sbaglia mai. E, possiamo affrontarlo domani questo tema? È perché l'inconscio presuppone una serie di, diciamo, un setting che dobbiamo andare a comprendere. In genere no. Difficilmente. Poi bisogna capire se vado a confondere quello che mi dice la mente razionale con quello che mi dice l'inconscio. Quindi adesso facciamo la ruota del presente, rendendoci conto di com'è la nostra situazione attuale, dove vivo, come sono le mie finanze, i miei investimenti, le mie amicizie, le persone che mi vogliono bene, la mia spiritualità, la mia forma fisica. Mi sto realizzando fisicamente come voglio? La mia alimentazione com'è? Che voto mi do? Mangio panini tutta la settimana? La sera torno a casa e mi ingozzo? Facciamo il futuro e poi la pausa, così chiudiamo un attimo l'esercizio. Se qualcuno vuol fare la domanda, poi passare il microfono. L'avete finito tutti la ruota del presente? Allora, qualche altro secondo. La ruota del passato chiaramente è importantissima perché ci colloca in un'ottica storica e ci fa capire da dove veniamo. La ruota del presente è una foto attuale e ci fa capire quindi se siamo in una direzione che ancora abbiamo l'opportunità di correggere. La ruota del futuro è quella che ci dà la direzione. In realtà la ruota del futuro è quella più importante delle tre, perché è quella su cui voi oggi potete incidere. È la ruota che vi consentirà di attuare eventuali azioni correttive.
No, ancora no, ve la sto spiegando un attimo. Non compilate la ruota del futuro, ancora. Ci dobbiamo andare con la mente, perché vedete, compilare la ruota del futuro così significa farlo con la mente razionale. Andiamo a capire un attimo come cambiano le cose quando coinvolgiamo una parte più emotiva. Ora, la parte emotiva io la coinvolgo semplicemente immaginando. L'immaginazione è pura emozione, perché io con l'immaginazione posso fare tutto. L'immaginazione è inconscio, applicato. Hai Prego. Detto che la razionalità va in contrasto con l'immaginazione, giusto? O mi è sembrato di capir male? Può contrastarla. Può contrastarla. Certo. Ok. No, perché il mio caso, sono molto razionale, anzi forse in eccesso, ma dall'altra parte a volte volo con l'immaginazione. Tutto qua. Allora, mi era sembrato di capire che andava totalmente in contrasto. No. Allora, okay. Permettimi di risponderti in realtà domani a questa domanda, anzi ti prego di rifarmela domani, perché noi domani andremo ad affrontare proprio queste tematiche e quindi andremo a capire effettivamente, ad esempio, perché a te accade questa cosa. Grazie. A te. Allora adesso proviamo ad utilizzare questa parte emotiva che ci porta avanti di 5 anni. Allora rilassatevi di nuovo, prendetevi il tempo per andare avanti nel futuro. Respirate, rilassatevi, sciogliete le tensioni e andiamo avanti nel futuro. Tra 5 anni, 2014, 2015, 16, 17, 18 e 19, il 2019. Come voglio che sia? Per me, come voglio che sia? Per ognuno di voi? Come vuoi che sia il tuo futuro? Come vivi la tua giornata? Che stile di vita hai? Quali sono le persone che ti circondano? Com'è la tua emotività? La tua vita sociale, le tue relazioni, il tuo lavoro, le tue finanze. Guardati, osserva il tuo grado di soddisfazione. Renditi conto di tutti i passi di cui hai bisogno per arrivare lì. Quanto lavoro devi compiere per arrivare lì? Com'è la tua casa? Che percentuale di gioia è impressa sul tuo volto? I tuoi occhi brillano o sono spenti? Chi ti guarda dall'esterno? Come ti vede? E semplicemente, quando sei pronto, sei pronta, vai a compilare la ruota.
dato che stiamo dando, come dire, spazio alle emozioni, no? Per compilare la ruota del futuro, magari uno è portato tendenzialmente a dare dei valori molto alti a tutti gli aspetti, perché uno tendenzialmente vorrebbe migliorare sotto tutti gli aspetti. Cioè, è sbagliato questo? Cioè, come dovremmo, tra virgolette, regolare il giudizio? Perché magari uno vorrebbe mettere 10 a tutto. Ti rispondo con una metafora del karate. Allora, se io voglio colpire un avversario che è di fronte a me, quindi questa è la sua spalla, il suo volto, nel karate io non devo mirare a colpire qui, devo oltrepassare per far sì che il colpo sia più incisivo, più penetrante. Quindi se io voglio colpire la spalla di qualcuno nel karate, non immagino di colpire qui, ma immagino di colpire qui. Quindi con questo voglio dirvi che dobbiamo andare ad immaginare qualcosa che sta un po' al di là di quello che magari sarà. Secondo il detto, miro alle stelle per arrivare alla luna. Ok? In grande per avere anche un piccolo passo, dove dici ok, non sono arrivato, però comunque ho fatto un piccolo passo. Comunque mi dà già soddisfazione personale di aver raggiunto il primo obiettivo. O magari successivamente ci metto ancora di più, o capisco se. Perché male che va. E quindi... Allora, se ti va bene, lo raggiungi. Se non ti va bene, comunque ci sei avvicinato. E quindi comunque è una soddisfazione. Esatto, poi capisci come, migliorare il tiro. Ok, ho sbagliato, però devo riprovare o capire dove. Tra l'altro, andando a tarare l'obiettivo, diciamo, più in alto, chiaramente lì sai anche che hai bisogno di più energia per raggiungerlo. Quindi probabilmente metterai tanta energia e arriverai a raggiungere comunque un livello di soddisfazione. Non so se mi spiego. Sì. Può anche essere che il mio livello futuro, già un passo avanti, sia un 6 e non un 10, un 6 e non un 10. Beh, certo. Nel senso che io mi immagino come massimo, dico per esempio, massimo non il 10, l'8. Perciò per me prevedere un 6, un 7 sarebbe essere arrivato quasi al massimo. È chiaro. Quindi non penso che mettere esclusivamente 9, 8, 10 sia raggiungere il massimo. Per me il massimo potrebbe essere anche 15, paradossalmente, quindi arrivare a un 10 è comunque limitante rispetto alla mia previsione. Se ho avuto un problema grave e non riesco ad alzarmi dalla sedia, per me semplicemente fare 3 passi è 10. Quindi è tutto molto soggettivo. Quindi in quest'ottica ragioniamo a tutti i livelli di salute, di finanza, di relazioni. Se non ho mai avuto un amico, perché sono una persona davvero insopportabile, probabilmente per me avere un rapporto solido è tutto quello che voglio dalla vita, quindi è 10. Però per una persona che frequenta le discoteche ogni sera e ha rapporti superficiali con tutta la città, probabilmente il mio obiettivo non è proprio comprensibile per quel tipo di persona. Ora, però lui è soddisfatto. Esatto, cioè non esiste il giusto o lo sbagliato, esiste quello che è giusto per te. Tra l'altro esiste quello che è giusto per te in questo momento, perché domani puoi cambiare strategia, puoi cambiare valori, puoi cambiare aree di interesse, puoi ripianificare la tua vita. Quindi dobbiamo renderci conto che le cose sono giuste in modo soggettivo per te ora. Siamo condizionati dall'età, queste risposte? Eh beh, certo. Puoi ripetere la domanda per i nostri telespettatori? Dicevo, siamo condizionati dall'età e dalle nostre risposte? Perché io da giovane avrei dato per il futuro delle risposte molto più diciamo, ottimistiche rispetto a quelle che do oggi, perché ho una certa età. Allora, chiaramente è davvero influente l'esperienza e anche l'età. Perché? Perché con l'esperienza, immaginate un bambino. Se facesse questo esercizio un bambino vorrebbe fare l'astronauta, la velina,
Quindi influisce molto l'esperienza. Chiaramente però vi dico una cosa, con l'età noi andiamo un pochino a essere incastrati nella gabbia mentale che ci siamo creati. In una gabbia mentale di non posso, non ce la faccio, che magari è un retaggio storico di quello che abbiamo vissuto. Però io conosco anche storie di persone che a 70 anni hanno creato Sky, e tutti sapete cos'è Sky. Ora, a 70 anni creare Sky significa uno sforzo energetico per quella persona, Murdoch, notevole, eppure l'ha fatto. Quindi è tutto molto soggettivo. Perché lo ha fatto? Perché evidentemente aveva un pregresso di successi e quindi per lui era una semplice passeggiata. Quindi dobbiamo renderci conto che effettivamente l'età ci dà più saggezza, però ci dà anche un pochino meno entusiasmo. E forse questo dovremmo cercare di smorzarlo. Uno dei miei maestri, Milton Erickson, che adoro come persona per quello che rappresenta, appunto ha passato l'intera vita a trasmettere il messaggio dell'entusiasmo. Lui addirittura il giorno prima di spegnersi è andato a fare la sua lezione all'università, è tornato a casa fiero di quello che aveva fatto, ha fatto il suo pasto e in modo totalmente armonico se n'è andato. E aveva la veneranda età di 87 anni, qualcosa del genere. Quindi questo ci fa capire come effettivamente noi dovremmo ogni giorno trovare uno stimolo e una motivazione. Perché anche se l'età cambia, la cosa che è più importante capire è che noi dentro di noi dobbiamo avere un fuoco acceso, altrimenti ci spegniamo. E non so se vi rendete conto di quante persone, ad esempio, dopo la pensione vanno in crisi. Perché? Perché non hanno più obiettivi, perché non hanno più una ragione per vivere. In realtà dovrebbero averne tante di ragioni per vivere, solo che non le vedono. Non le vedono loro, però esistono. Quindi l'età è un'arma a doppio taglio. La penna non finisca. Si finiscono tra 4-5 ore, facciamo pausa, tranquilli. Questo è un esercizio anche per rafforzare un po' la vescica, no? Che... in questo contesto attuale Non puoi parlare senza microfono. Dicevo che in questo contesto attuale c'è una maggiore forza lavorativa di giovani, dove per esempio le aziende preferiscono, a prescindere dall'esperienza di una persona che magari è avanti con l'età, che ha un'esperienza dietro, proprio per questioni economiche, ovvero fare un contratto a un giovane è diverso fare un contratto a una persona avanti con l'età, e quindi magari muoversi in una direzione. Una persona superata i 50 anni diventa più difficile o avere meno possibilità di un giovane laureato che magari è più fresco, come anche ha attuato nuovi studi, e quindi magari chi si è laureato 30 anni fa aveva una metodologia diversa, e quindi le aziende fanno anche pongono sempre molta attenzione a queste valutazioni. Sì. Sì. Diamo il microfono a lei. Cioè, prima abbiamo parlato di autoconvinzioni e di convinzioni limitanti. Cioè, questa cosa che stai affermando è un'autoconvinzione limitante. Non è così. Cioè, in giro si dice, va bene, se le aziende cercano i ragazzi più giovani perché hanno dei risparmi, eccetera. Probabilmente in dei casi è così, ma per delle mansioni
molto più semplici, perché un'azienda non ha bisogno solo della manualità, ma ha bisogno molto del cervello, dell'esperienza. Però adesso la maggior parte delle persone che arrivano sulla mezza età e perdono il lavoro si quasi autolimitano e giustificano dicendo: vabbè, tanto avete visto il perdente e il vincente? Perdonami se te lo dico, ma è un modo per spronarti nella positività. Dire: ah, va bene, tanto è un ragionamento da perdente, tanto le aziende cercano i giovani, tanto così, tanto colì. Questo non ti dà la giusta carica emozionale per andare avanti. Se invece tu vedi il bicchiere mezzo pieno, dici: cavolo, io ho un'esperienza. Oggi a pranzo ero con tuo fratello e praticamente suo padre è in pensione. Cioè, quanti anni c'ha tuo padre? 70 e passa anni. Non lo sai, sta storia me l'ha raccontata tuo fratello. È una persona molto, era un insegnante, però è una persona estremamente precisa nel suo lavoro, ha metodo, è molto schematico. Ha ristrutturato casa sua e ha seguito i lavori, li ha voluti seguire personalmente. È una persona di 70 anni in pensione, faceva l'insegnante, proprio nient'altro, niente che aveva a che fare con l'attività edile. E siccome ha seguito i lavori con tanta precisione, ha in un certo senso coordinato gli operai dell'azienda che gli aveva mandato per l'azienda edile, ma per la ristrutturazione. A fine lavoro, non solo l'azienda gli ha fatto uno sconto, ma gli ha proposto di fare il coordinatore, cioè c'ha 70 anni. Alla fine lui ha rifiutato perché dice: mi voglio godere la vita, i figli, eccetera. Ma una persona di quell'età, quando un'azienda vede una persona che comunque si impegna, si mette in gioco, porta a termine un lavoro, ha delle professionalità, lui faceva l'insegnante. Dice: no, ma vieni a lavorare con me, perché tu mi hai fatto, ma gli hai fatto lo sconto, mi hai fatto risparmiare i soldi della persona, più gli operai hanno lavorato più velocemente. Questo per dirti, giusto perché ne parlavamo, non ti devi autolimitare dicendo: ah, vabbè, tu come... Questa che dici tu è un modo di dire comune. Chi ha un'età, diciamo. Però posso dire un'altra cosa. Perché non vai a fare il calciatore o il pugile? Io? Sì. Anche lì c'è una carriera, insomma. Fisico? Cioè, non è che posso mettermi a questa a fare degli sport di 20 anni. Oh, ok. Quindi voglio dire, se quell'area è chiusa, ce ne stanno tante altre. Cioè, tu che hai fatto, per esempio, io non so, lavorativamente fino a all'anno scorso, adesso? Fino adesso? Sì, che lavoro fai? Io sono cioè, servizio pubblico da piazza, su Bari. Cioè? E coordino anche il trasporto dei disabili. Ok. Con il legale rappresentante. Supponi che domani... Ah, scusa. Poi andiamo in pausa, Possiamo anche andare adesso e riprendere. Vabbè, non concludi. Allora... Su Bari, servizio pubblico da piazza, abbiamo un consorzio di 150 piccole imprese, che perché ognuno di noi è un'impresa sotto il livello giuridico, e quindi poi abbiamo preso degli appalti anche per il trasporto disabili, il quale io poi ho coordinato sui lavori, ho seguito la parte amministrativa e anche quella contabile. Quindi come esperienza mi è servita tanto, perché ho conosciuto un pochettino tutte le persone, perché ero in prima linea a dover affrontare i problemi. Ho notato anche, diciamo, discrepanze da parte di persone che magari vedevano il futuro, ecco, come si diceva, magari facciamo un investimento perché poi dobbiamo avere di più, e ho trovato lì alcune barriere che emotivamente mi hanno un po' leso, quindi è lo stimolo con il quale poi ho deciso di finire. Perdona, allora facciamo un dato, supponiamo, riprendo, poi ce ne andiamo in pausa, voglio cogliere l'occasione per fare un esempio concreto. Stiamo qui anche per, diciamo, per fare un esempio concreto di quello di cui stiamo parlando. Per dare delle testimonianze. Supponi che tu, no, non te lo auguro, ma che domani mattina perdi il lavoro. Allora ti devi fare un'autoanalisi in base a quello che ci siamo detti. Premesso che sto cercando già di cambiarlo autonomamente. Perfetto, allora è un'occasione per cominciare a fare un'autoanalisi. Okay. Cominciamo, tu mentre chiacchieravi mi hai detto una serie di abilità che tu hai.
Ricominciamo magari anche con l'aiuto loro, in base a quello che avete sentito, a fare l'elenco delle tue abilità per capire come reinvestirle. Hai detto che hai capacità di coordinamento, giusto? Quindi coordinamento. Poi, che cosa avete sentito? Cosa vi è, cioè, tra le cose che lui nel suo racconto, siete riusciti a cogliere delle cose? Ok, coordinatore. Coordinatore. Ok, volevo scrivere coordinamento. Poi, seconda cosa, quindi abilità amministrative. Amministrative. Poi, che altro ha detto? Quindi sei capace di fare, cioè, quindi come la possiamo dire questa abilità? Sì, no, più proprio la capacità di riuscire a essere lungimirante. Abilità di programmazione. Programmare già il futuro in maniera che lo faccia io prima degli altri. Ok, abilità di programmazione. Poi che altra abilità c'hai? Quella di... essere empatico anche con empatia tutti. Sì, ok, perché poi alla fine bisognava dare delle risposte in maniera bravo, non aggressiva, ecco. Mi sembra che tu coordinavi, cioè avevi anche a che fare con le risorse umane, più che altro erano soci e quindi però persone riuscivi, sì, a coordinare, sì, i soci, quindi sì. Più che, che coordinatore, il primo parlavamo più di coordinatore di eventi, quindi invece qui come gestione delle risorse umane la possiamo chiamare. Abbiamo 10 dipendenti, quindi oltre i dipendenti, che diciamo è un fatto a sé nel quale io dicevo fai così, e loro facevano così. Un'altra cosa era chiamiamola magari gestione con il socio, delle risorse umane. Dovevo chiedere, facciamo così, punto interrogativo. Quindi. Sì, a chi scusa? Sì. Sì, scusa. No, perché... Aggiungo io una, l'opacità. No, sicuro? Abilità comunicativa. Comunicazione. Abilità di comunicazione. Quello lo... Comunicare in pubblico. Quello l'ho appreso proprio nelle varie assemblee. Vabbè, diciamo così, anche, no? Anche, diciamo, nel livello comunale di Bari, con gli assessori e tutto. Perfetto. Quello che, insomma... Non c'ho spazio, però. No, queste sono, così, chiamiamole, abilità. Diventato... Allora, secondo voi, adesso ragioniamo al contrario. Questo tipo di abilità, cioè, per che tipo di attività possono essere... Uno che ha queste abilità, che può fare? E ho rifiutato, sì. Posso dirti che ho rifiutato, sì. Vabbè, ce l'hai, però supponiamo il politico, no? Hai anche carisma? Quello sì. Ok, quello allora mettiamola, sì, qua prima di quello. Quella è una qualità che mi hanno detto gli altri. Io non, okay. Allora sicuramente che... allora sicuramente se c'è una persona in una segreteria politica, probabilmente una figura come la tua potrebbe essere appetibile. O mi sbaglio? Giusto, potrebbe, stiamo facendo delle ipotesi, perché tu ancora non fai una scelta. Stai dicendo ok, stai dicendo chi, stai facendo un'autoanalisi, chi sono, cosa so fare. E la tua autoanalisi ti dice che tu sei questa persona, cioè una persona che ha queste abilità acquisite in tanti anni, quindi te le puoi giocare, spendere, ti puoi vendere sul mercato, perché nel momento in cui tu devi riprogrammare la tua professione, ti devi vendere sul mercato. Se tu vendi patate, devi capire quali sono le caratteristiche delle patate e cercare di evidenziarle ai potenziali clienti che le scelgono. Ok? Quindi sicuramente in una segreteria politica. Poi a chi potrebbe servire una persona come lui? Cioè una persona che ha queste caratteristiche, che cosa può fare? Diciamo, buttate, cioè stiamo a fare un brainstorming, no? Io chiedo a voi, diciamo, quello che potrei fare io. Quindi sicuramente... Può essere un, diciamo, un braccio destro per un imprenditore, ok? Quindi, diciamo, consulente,
a sto punto? Organizza un project manager, poi che altro? Un responsabile delle risorse umane, giusto? Perché hai fatto questo. Quindi sicuramente se vai in un'azienda e dici, no? Senti, io ho gestito le risorse umane per tanti anni, io sono bravo in questo, potrebbe essere interessante, giusto? E quindi un responsabile delle risorse umane. Poi, che altro? Come? Sicuramente le persone, diciamo, penso che siate più o meno coetanei, che hanno fatto più o meno una carriera simile, hanno questo tipo di... ed altre, no? Quindi, prima cosa, autoanalisi. Cominciare a vedere, sicuramente riflettendo vengono fuori altre, vediamo cosa possiamo fare. Dopodiché, capendo chi siamo e quali sono le opportunità, qual è il passo da fare? Ne ha parlato dottor Barbato. Le proposte così, ci svegliamo la mattina e buttiamo volandini. Ma cioè noi che andiamo là e ci proponiamo, cioè che cosa dobbiamo avere? Definire un obiettivo. Allora, deve... supponi che qua ci siano altre N opportunità, no? Che per tempo lui deve fare una valutazione e dire bene, se mi propongo segreteria politica, devi guardare, abbiamo visto prima, i pro e i contro, opportunità e rischi, mi conviene, non mi conviene. Al padre, vi ripeto una cosa, alla fine ha detto non mi conviene, tu devi pure valutare, ti conviene, qual è il prezzo e qual è il beneficio se facessi una cosa del genere. Quindi un passo successivo è andare, se tu ragionassi nella maniera in cui hai ragionato all'inizio, dicendo uno alla mia età, in fondo cercano solo ragazzi, che cosa avresti fatto? Non avresti fatto mai un'analisi del genere. Ma adesso che fai un'analisi così, cominci a dire, caspita, forse veramente sono ancora spendibile sul mercato. Questo è quello, è il modo di ragionare americano di cui parlava il dottor Barbato. Avete visto quando vi ho fatto vedere quella scaletta? Non è possibile, forse... potrei farcela, fino al successo. Tu stavi a non è possibile. Se ti fermi un secondo, già stai a potrei farcela. E se continui su questa strada, probabilmente dici, cavolo, cioè io ho l'oro in mano, quindi una grande opportunità, e probabilmente se fai anche il passo successivo, cioè l'azione, ti ritrovi a fare un lavoro che non avresti mai immaginato quando, dall'altra parte, ti stavi limitando con una convinzione, abbiamo parlato di convinzione, legata all'età, diciamo. No, è al modo di dire, modo dell'ambiente, di dire. Tutti dicono che... pessimista, diciamo. Sì. Vedere in maniera, capito? Pessimista. Quindi, andiamo avanti giusto per capire la logica del ragionamento. Quindi voi non a caso siamo entrambi qui, anche se il dottor Barbato dovrebbe essere domani e io oggi, ma invece siamo contemporaneamente oggi e domani. Perché per poter ben, il self-management è una abilità, una skill che comporta il conoscere due aspetti fondamentali, dalla parte, la parte razionale, quel 7%, ma dall'altra parte anche la parte emozionale, perché se ragioni solo con la razionalità tu ti giustifichi, ti sei talmente bene giustificato il tuo ragionamento. Perché quel ragionamento viene da una parte emozionale che è demotivata, quindi la parte demotivata, che tu sei demotivato, hai convinto la parte razionale dicendo, si chiamano giustificazioni, giusto? O razionalizzazioni, che poi ve le spiegherà meglio lui domani. Scusa! Così come se voi andate sulla parte emotiva e vi caricate, vedete che la parte razionale risponde in maniera positiva e vi dà le soluzioni. Quindi queste due parti,
che vi stiamo illustrando, io e il dottor Barbato più sulla parte emotiva, io più sulla parte razionale, in realtà si integrano. Se voi riuscite a creare il giusto collegamento tra le due parti di noi, avete un successo futuro. Se fate solo programmazione, non andate da nessuna parte, perché non avete la parte emotiva che vi accompagna. Se vi lasciate solo guidare dalla parte emozionale, senza programmazione, andate, tipo, sono persone che fanno quei corsi, si tutti gasano, poi tornano a casa e si deprimono, perché tutta quella cosa, quella carica emozionale, non ha un concreto riscontro a livello organizzativo, e quindi pigliano la batosta. Invece dovete, ok, andiamo avanti giusto per esercizio. Una volta che tu hai capito, ma dovete farvi questa autoanalisi tutti quanti, quali sono i posti quindi in cui tu ti puoi spendere o ti puoi proporre per ciascuno di queste opportunità, pro e contro. I tuoi punti di forza e i tuoi punti di debolezza, le opportunità e i rischi. Fai proprio un ragionamento. Abbiamo poco tempo, solo due giorni, ma cioè, si potrebbe fare un corso intero e ogni piccola parte spulciarla su questa cosa. Alla fine capisci, ok? Dici, secondo me la cosa migliore che posso fare è spendermi nella gestione delle risorse umane, ok? Dopodiché devi fare pianificazione e strategia. Cioè, non è che vabbè mi spendo, come dici tu, allora vado da tutte le fabbriche e mi vado a proporre. Devi dire come mi propongo, che tipo di bigliettino da visita, cioè come mi devo proporre, cosa devo evidenziare di me, e ti devi scrivere un curriculum. Il curriculum non è che lo devi scrivere semplicemente ho fatto A, B, C, C, anche lì c'è una strategia, perché da quello si deve vincere quello che tu vuoi far percepire agli altri. Devi avere un modo di comunicare corretto, non solo sul curriculum, ma anche come ti devi porre. E una volta che hai fatto questo, quindi hai capito, cioè ti sei impacchettato, chiamiamo così, no? Nel marketing ci sono le 4P del marketing, no? Il prodotto, la promozione, il prezzo e il packaging, no? Immagina, come vi ho detto, se vedete la vita d'impresa, riportato su di voi, quindi tu, il prodotto c'è, cioè le tue abilità, ok? Il prezzo, devi capire anche quanto vali. Quanto vali? Il dottor Barbato diceva dell'azienda, ma voi pure siete un'azienda, tu, il tuo bagaglio culturale, quanto vale? Perché altrimenti rischi di svenderti. Perché probabilmente sul mercato persone che hanno quel tipo di abilità, magari le aziende le cercano e sicuramente non ce l'avrà un ragazzino di 18 anni. Probabilmente l'azienda prende il ragazzino di 18 anni per la segreteria. Ma se ha bisogno, se l'imprenditore ha bisogno di una persona con esperienza, non cerca il ragazzino. Quindi quella tua affermazione va bene se tu ambisci ad andare a fare l'operaio o il segretario, ma in quel modo ti svendi, perché le tue abilità acquisite, la tua competenza sono spendibili ad un livello, perciò in America cambiano ogni 3-4 anni, non perché riniziano da capo, ma perché hanno acquisito delle abilità, fanno un'autoanalisi e se le spendono in un posto dove, come sempre, quello che diciamo è sempre, te lo spendi, cioè lavori meglio, guadagni di più e lavori pure di meno, perché se... Io se qui avessi un gruppo di 100 imprenditori e gli dicessi, quando chiedessi loro quanti vorrebbero una persona accanto che sa fare queste cose a certi livelli, cioè tutti alzerebbero le mani. È semplicemente che tu ti sei sottostimato. E sottostimandoti... Sono una persona più che altro più umile rispetto... Non è umiltà, quella è un'altra giustificazione. Perché tu, dicendo che sei umile, tu dicendo che sei umile, ti giustifichi di nuovo a diventare negativo contro te stesso. Sì, modesto,
ma la modestia, volevo dire modesto, la modestia deve essere contestualizzata in altri ambienti. Nell'ambiente lavorativo tu ti devi stimare, cioè devi capire quanto vali, e se sei modesto nell'ambiente lavorativo tu ti sottostimi, e se ti sottostimi vieni sottopagato, e se ti sottopagano e lavori tanto e rendi poco ti anche demotivi. Quindi devi capire quanto vali, poi puoi scegliere, dire ok, io valgo 1000, però mi voglio accontentare di 500, ma lì è una scelta. Però prima devi capire quanto vali. Quindi capiamo chi siamo, capiamo qual è la nostra, il nostro valore, definiamo il nostro, quindi, prezzo, le 4P del marketing, ma l'avete fatto in questi giorni, per caso? Ah, nel marketing ci sono 4P, price, prezzo, packaging, cioè confezione, promotion, la promozione, e non ricordo la il prodotto, sì, quindi il prodotto sei tu, cioè con le tue abilità. Il packaging è come ti poni sul mercato, no? Sicuramente se vai, ti faccio un esempio, oltre a un buon curriculum c'è la cosiddetta comunicazione non verbale. Se tu sei un grandissimo professionista e vai in un'azienda con le scarpe che va in campagna e tutto sotto è trasandato, puoi dire io sono un grande professionista? Quindi anche il tuo look c'ha la sua importanza, quindi il packaging, ok? Il prezzo, tu devi capire quanto vale la tua professionalità, perché se vai in un'azienda e dici voglio 6.000 euro al mese e ti vengo aiutato, cioè quello lì per esempio, tipo tanto fa volare dalla finestra se pensa che non sei adatto, tanto dire cavolo te ne do 7.000 perché con la tua professionalità, quindi però questo lo devi fare tu con obiettività, ok? E promotion. Cioè non puoi sperare che una volta che hai fatto tutto questo ti stai a casa e una mattina ti vengono a bussare, vieni a lavorare. No, ti devi promuovere. Tutto questo fa parte di una strategia. Però secondo me siete troppo stanchi, è meglio che andate in pausa, giusto? Poi riprendiamo. Allora, le abbiamo fatta tutti la ruota? La ruota? Sì. Me la fate vedere? Degli anziani. Vediamo la ruota degli anziani. Oh, che bella ruota. Che do io? Allora, io adesso vorrei farvi una domanda. Ah, prego. Li vediamo una per una o è possibile dei suggerimenti di massima, dei criteri di lettura, diciamo, ad esempio? Cosa preferisci? Entrambi. No, è indifferente per me, non ho problemi. È solamente per razionalizzare il lavoro. No, allora, se hai domande specifiche, siamo qui apposta. No, pensavo che ci sarebbero stati dei criteri generali, no? Per una lettura di questo cerchio della vita. Oppure volete fare uno per uno? Come volete fare? No, io intanto volevo chiedervi che cosa ad uno per uno, cosa avete notato nelle vostre ruote? Quindi chi mi dice due parole? Uno a caso. Sì, allora io. Chi ha il microfono? Allora, il passato mi sembra più omogeneo dal punto di vista visivo, il passato. Il presente è omogeneo, più piatto, però è un gradino in meno. Faccela vedere allora un attimo, va, così la vediamo. Un gradino in meno. Mentre il futuro dei tre è il più omogeneo. Il passato. Il presente,
Cioè il presente è quello più stretto, quello più... E il futuro? Il futuro è più omogeneo e più largo, quindi okay. Tende verso il 10 piuttosto che... Ha un significato? No, allora, il significato chiaramente è che qui stai programmando i tuoi prossimi 5 anni. Quindi hai fatto... chiaramente... Questo denota che abbiamo organizzato i nostri margini di miglioramento, di crescita. Di solito questa ruota effettivamente ha la caratteristica che nel futuro tutti i livelli sono maggiorati. Ma perché? Perché semplicemente ti sei preso del tempo per pianificare questo livello di crescita. Quindi adesso tu sai dove vuoi arrivare. Il punto è che se sai dove puoi arrivare, rischi di arrivarci. Buono. Ecco. Allora, noi dobbiamo considerare che questo tipo di organizzazione va a presupporre un coinvolgimento emotivo ed un coinvolgimento razionale. Ora, l'esperto del coinvolgimento razionale è lei, perché lei di lavoro si occupa proprio di amministrazione business development, quindi è una persona che ha a che fare proprio con la strategia di impresa, che è qualcosa di molto razionale. Invece quello sentimentale ed emotivo sono io, che effettivamente l'unione di queste due caratteristiche rende poi la macchina potente. Quindi se noi andiamo a coinvolgere l'emotività e andiamo a pianificare in modo strutturato i passi, non ci può fermare nessuno. Perché quando io so esattamente cosa fare per raggiungere il mio obiettivo ed ho la motivazione per farlo, la strategia e la determinazione, diventa una questione di tempo. Se ho strategia, non diventa neanche più una questione di tempo, perché lo accorcio il tempo, lo sintetizzo. Non so se mi spiego. Io la riflessione che facevo era questa, che nel il passato, no? Cioè il presente è omogeneo, però più stretto, più, diciamo, più vicino allo zero. Ok. Mentre è come se il passato fosse stato idealizzato, perché mi ritrovo ad aver fatto un cerchio più largo rispetto al presente. A quello che... Però può anche darsi che tu stia attraversando una fase un po' di costipazione in cui non stai realizzando te stesso. Magari in passato hai donato più energia alla realizione dei tuoi obiettivi. A meno obiettivi. Che non l'ho ideologizzato, questo dicendo io. Ma questo lo sai solo tu, non io ricordi, non posso dirtelo dalla tua ruota. Cioè se io vedo la tua ruota posso dirti che se la tua ruota del passato è più grande di quella del presente, io posso dirti che o nel passato hai lavorato meglio, e quindi magari in questo presente sei un po' insoddisfatto, ti sei un po' fermato, sei in pausa. Oppure potrei dirti che l'hai idealizzato, ma questo lo sei tu. Io posso saperlo se parlo con te. Però è una cosa che è dentro di te. Se sono curioso di vedere gli altri che hanno fatto. Dentro di te, se ti interroghi, tu la risposta la sai. Oh, allora, guardate questa ruota del passato. Noi dobbiamo considerare che una ruota, immaginate una ruota del genere su un carro. Il carro come può camminare? Il presente, vediamo che ci sono le aree che erano totalmente assenti, sono invece in crescita, cioè ci si sta lavorando. E nel futuro. Ora abbiamo un quarto d'ora, quindi probabilmente non riusciamo a vederle tutte. Però io vorrei velocizzare un attimo e invitarvi a realizzare gli obiettivi scritti nel post-it qui. Determina il tuo obiettivo. Cioè, dove c'è obiettivo, so come va. Allora, qui, il post-it. Sì, sul colano.
No, lo dobbiamo comprendere, lo dobbiamo formulare mentalmente, ok? L'obiettivo, lo riformuliamo. E chiediti, ho la motivazione? La motivazione, attenzione, perché la motivazione la devi sentire dentro. Io quando mi motivo inizio ad arrossire e sudare. Cioè se io adesso penso a qualcosa che mi piace, voi vedete il cambio del colore della mia pelle. Questa è motivazione. Non esiste la motivazione razionale. È una bufala la motivazione razionale. Ok? Quindi se non avete raggiunto questo livello di motivazione, se quando pensi al tuo obiettivo non sudi, detto proprio in termini brutali, significa che c'è qualcosa che devi ancora correggere. Ok? Fatti una promessa. Che vuol dire fatti una promessa? Esatto, è qualcosa di immediatamente raggiungibile che è un patto con te stesso. È un patto con te stesso. Qualcosa del tipo, se raggiungo quell'obiettivo, stacco 3 giorni, vado in vacanza. Cioè, qualcosa del tipo. Potrebbe, però non è necessario che sia questo, potrebbe. Noi dobbiamo considerare che ci sono degli obiettivi che sono obiettivi fine. Obiettivo finale, immaginate Rambo che deve andare a liberare dei prigionieri di guerra in una certa nazione. Il suo fine qual è? Questo. Qual è l'obiettivo mezzo invece di Rambo? Arrivare alla nazione. Quindi arrivare alla nazione, poi capire dove si trovano e strategie per poter liberare. Poi restare vivo, che direi è importantino, però è un obiettivo mezzo anche quello in alcuni casi. Questo per dirvi che ci sono degli obiettivi che rappresentano il fine e ci sono degli obiettivi che sono i mezzi. Ad esempio, se io voglio fare un certo lavoro, il mio certo lavoro è l'obiettivo fine, però il mezzo per raggiungere quel certo lavoro probabilmente è acquisire un certo tipo di cultura, conoscere un certo tipo di persone, apprendere un certo tipo di abilità. Non so se mi spiego. Fatti una promessa. Che significa? Significa che se io devo raggiungere da qui questo punto, io mi faccio una promessa del tipo ogni sera, ogni settimana, ogni mese, questa cosa qui. Fisico, ogni giorno, 3 volte a settimana vado a nuotare, vado in palestra, vado a fare una camminata, vado a fare una corsetta. Cultura, leggo 2 libri al mese. Sei uno che legge di più, 1 libro a settimana. Non so se mi spiego. Quando ho scritto il mio libro, mi sono fatto una promessa. Lo voglio finire entro la data del mio compleanno. Era una promessa. Il mio obiettivo, in realtà, era finire il libro. Però questa promessa mi è servita per finire il libro. La mia motivazione per finire il libro era qualcosa che mi accendeva. Questa motivazione mi ha spinto così tanto a scrivere il libro che io ero capace di stare ore e ore e ore davanti al PC a scrivere il libro, sentivo il cellulare suonare e non rispondevo, dicevo poi richiamo. Arrivava un SMS, ah sì, poi lo leggo, e continuavo a scrivere. Quando poi andavo a prendere il telefono per rispondere a quell'SMS, per me erano passati 10 minuti, però l'orario dell'SMS erano 4 ore prima, 5 ore prima. Questo significa veramente essere nel focus, questa è un po' la differenza. Cioè, questo tipo di performance, questo tipo di focus non lo hai sempre, lo hai se però identifichi il lavoro della tua vita. Cioè, quando tu passi del tempo con la persona che ami, con la persona con cui stai bene, con una persona con cui stai bene, una giornata dura 1 minuto. Ma se passi del tempo con una persona che a palla a pelle ti sta sulle palle, scusate il gioco di parole, 1 minuto dura 1 ora, esatto, 1 minuto dura 1 giornata. Quindi è una questione di teoria della relatività. Quando ho inventato la teoria della relatività, allora il discorso è questo, è
io non posso raggiungere un determinato livello di performance per qualsiasi cosa io faccia, però se quello che voglio fare è il mio destino, io lo raggiungo e trovo il modo. Ho degli esempi di storia, di vita, ovunque sono. E allora il discorso è soprattutto chiedersi che voglio fare, ma soprattutto chi voglio essere. Ma soprattutto chi sono? Chi sono? Perché se io non capisco chi sono, oggi questo, per come ha organizzato il corso la dottoressa Monaco, è un corso orientato a capire proprio queste dinamiche. Se non capisco chi sono, non posso capire chi voglio essere. E se non capisco chi voglio essere, io non posso capire quali sono i miei obiettivi. Me li danno gli altri gli obiettivi. Fai budget, vendi, fai questo, fai quell'altro. Allora il discorso è iniziare ad interrogarsi. E non c'è un metodo unico per trovare se stessi. Devi iniziare a metterti in discussione, a farti delle domande, ma sono tante, non ce n'è una. Chi sono? Chi voglio essere? Come voglio vivere il resto della mia vita? Oggi è il primo giorno del resto della vostra vita. O no? È il primo giorno del resto della vostra vita. Ok, ora ci sono due tipi di persone. Quelli che pensano che a livello temporale noi siamo qui, questo è oggi. Ci vuoi vedere morti? No, io voglio vedervi realizzati. Se per te... So bene? No, aspetta. Non... Allora, il Signore dice, vi voglio vedere morti. Ci vuoi vedere morti? Perché sono cose abbastanza, diciamo, profonde. E sai bene che stiamo parlando di cose superficiali. Stiamo parlando di filosofia. Cioè, conoscere te stesso, cioè, l'ha detto 2000-3000 anni fa qualcun altro, insomma. Il mio obiettivo. Cioè, è il suo obiettivo. Molto, cioè, ci metti in discussione. Non è una cosa semplice. Senza dubbio. Però il mio obiettivo oggi... è proprio questo. Non so quanti di voi lo faranno e non so quanti di voi faranno tutto quello che abbiamo detto, però io so una cosa, che se voi oggi cambiate di un grado la vostra visione, di un grado, quindi se la vostra visione prima di conoscerci era questa, se poi la cambiate di un grado, quindi state qui, proprio vi spostate di un grado, voi tra 5 anni, anziché stare qui, starete... E male non è. Perché poi il discorso è questo, ti assicuro, ci metto una firma. Quando inizi ad adottare un tipo di filosofia differente, uno stile differente, realizzi le cose in modo semplice. Non è difficile. Perché hai uno stile differente. Hai un modo di intendere che ti porta ad andare nella direzione più semplice. Che però è la tua. E allora, io non vi sto dicendo che voi dovete essere imprenditori e fare miliardi, perché no, sarebbe ancora, un obiettivo che è di qualcuno. È più profondo ciò che stai dicendo tu. Esatto. Molto più profondo. Molto più profondo. Ecco perché, diciamo, a me spaventa. Stiamo facendo un corso di management e non un corso filosofico. Cioè, però apprezzo, diciamo, la lezione, i vostri interventi. Però, io ti dicessi, però sottolineo anche che stiamo parlando di un qualcosa di molto profondo che forse non è proprio, diciamo, ciò che mi aspettavo come corso di management, anche se considero, diciamo, la fondatezza delle cose che state dicendo, insomma, non è che... Allora, dicevo, forse la motivazione, per esempio, di Franco, che è un impiegato comunale, un dirigente comunale, è diverso da chi magari il lavoro se lo deve cercare o creare.
cioè forse i suoi stimoli di doversi mettere in discussione con una sicurezza del lavoro che diciamo invidiabile sotto certi aspetti rispetto a chi magari lo stipendio se lo deve creare perché non è dipendente o è un imprenditore, è diverso. Sì, dicevo, però come fa una persona come Franco a dire a mettersi in discussione dopo che ha acquisito una sua diciamo sicurezza sotto certi aspetti rispetto a chi dovrebbe crearsi il suo stipendio e cercare di trovare qualsiasi soluzione per poter sopravvivere? Quindi magari quella mia è diversa da lui perché io devo cercare di mirare degli obiettivi più ambiziosi, mentre quello di Franco, quello più ambizioso sarebbe solo di avere una promozione, voglio dire, sempre nel suo ambito lavorativo, quello dovrebbe essere il suo obiettivo rispetto a chi magari, forse è la questione economica che è diversa sotto certi aspetti. Allora noi, discorso, rispondo un po' a tutti, il discorso è questo, noi stiamo parlando di qualcosa di totalmente soggettivo, abbiamo parlato di obiettivi, abbiamo parlato di una serie di obiettivi perché abbiamo visto che non ci può essere un solo obiettivo, perché c'è un obiettivo a livello di salute, c'è un obiettivo a livello economico, a livello di relazioni, a livello di se stessi. Ora, come può spaventarti una cosa del genere? È come dire, oddio, mi spaventa il fatto che io oggi mi sono reso conto che devo tenere in ordine la cucina, la camera da letto, il bagno, il soggiorno e il garage. Ma è così, Cioè, la vita è questa, che tu sia imprenditore, anzi, se sei manager, questa cosa la devi sapere, perché una delle cose che mi capita più di sovente è avere dei manager che vengono da me dopo che hanno realizzato miliardi, insoddisfatti, tristi. Cioè, persone che praticamente vengono da me e dicono io ho tutto eppure mi sento vuoto. Oppure ci sono manager che hanno messo così davanti a tutto la realizzazione economica che quando non c'è più la realizzazione economica, sapete che fanno? Smettono di vivere, in senso letterale, cioè si tolgono la vita. E questi sono casi di cronaca italiana, continui in questo periodo storico. Perché queste persone non si sono fermate a capire che la ruota degli obiettivi, la ruota della vita, non è solo lavoro. Come posso togliermi la vita se viene a mancare il lavoro? Se c'ho una perdita economica e tutto il resto, vuol dire che non lo sto considerando. Allora, questo corso io lo vedrei in un'ottica anche di problem solving. E soprattutto di pensiero laterale. Sapete che cos'è il pensiero laterale? Il pensiero laterale consiste nell'andare a considerare degli aspetti in un modo trasversale rispetto a come li ho sempre considerati. Ad esempio, significa trovare degli utilizzi nuovi a degli strumenti che hanno avuto sempre lo stesso utilizzo. La sedia. La vedete e vi ci sedete. Avete mai provato a considerare la sedia da un altro punto di vista? No, perché per voi è normale usarla in questo modo. Vi faccio un altro esempio, più concreto. Allora, nell'epoca in cui praticamente fu inventato il nylon, le industrie della seta andarono in fallimento, perché giustamente il nylon andò a sopperire la seta come materiale. Come si risolve questo dilemma a livello imprenditoriale? Quindi tu hai un'azienda, produci seta, tessuto, con questa seta giustamente ci fai che cosa ci puoi fare con la seta? Degli abiti, poi? Ok, tutta una serie di accessori. A un certo punto praticamente quello che veniva fatto con la seta viene fatto con il nylon. Quindi tu ti ritrovi i tuoi macchinari, i tuoi magazzini che diventano obsoleti. Ti ritrovi a dover chiamare i tuoi fornitori con cui magari lavori da 20, 30, 40 anni a dirgli guarda, fermati un attimo perché sta succedendo qualcosa. Che cosa sta succedendo? Cambia l'economia, cambia qualcosa, cambia l'invenzione, hanno inventato qualcosa di nuovo. Come risolvi
questa cosa. Da produrre seta a produrre nylon. Questa è la cosa più semplice dopo 40 anni. Però molte di queste aziende hanno chiuso. Le uniche aziende che sono riuscite a convertire il processo dalla seta al nylon sono quelle che sono sopravvissute e sono quelle che hanno inventato le calze per donna in nylon. Perché prima le calze erano di seta e le avevano poche donne che potevano permettersele. Oggi a quanto pare le donne usano le calze di nylon a tutti i livelli sociali. Quindi vi rendete conto che questa azienda di seta, anziché preoccuparsi di un fallimento, ha trovato un modo, che è pensiero laterale, per far sì che il business incrementasse, perché ha portato un prodotto che prima era per pochi nella casa di ogni donna e ha creato un prodotto che gli rifornisce di continuo perché si usura. Le altre aziende che non sono riuscite a fare questo processo hanno ragionato in termini di pensiero verticale, cioè hanno continuato a fare la stessa cosa. Cioè che cosa? Hanno continuato a produrre e a cercare di vendere quel prodotto. Hanno fatto la battaglia contro i mulini a vento. Questo è pensiero laterale, cioè io mi sposto in un modo creativo, alternativo. Vi faccio un altro esempio. Duplo. Chi lo ha mangiato mai? Quanto costa il Duplo? 50 centesimi. Dipende da dove lo compri. Comunque, costa 50 centesimi. Ipotesi. E il Ferrero Rocher quanto costa? Di più. Sapete com'è fatto il Ferrero Rocher? Con i Duplo. Con le nocciole del Duplo che vengono frantumate nel processo di produzione. Allora l'azienda cosa ha fatto? Ha prodotto il Duplo ed era questo il suo prodotto di linea. Ci sono una serie di scarti che comunque sono scarti di qualità, sono nocciole tritate, niente di più. Che cosa si è inventata l'azienda? Sicuramente se l'avessero chiesto a qualcun altro si sarebbe inventato un prodotto di fascia minore. Sono scarti, creiamo un prodotto che costi di meno del Duplo. Invece il pensiero laterale, perché questo è verticale, pensiero laterale ti cambia il livello e ti sposti a creare un prodotto che costa di più con lo scarto del prodotto che facevi prima. Strategia manageriale ai massimi livelli. Visione d'insieme eccezionale. Economicamente sono scelte a livello di marketing che io magari posso non concepire. Cioè tu mi fai pagare di più una cosa che vale di meno, fermiamoci un attimo a livello etico, io domani parlerò di etica, questo non mi piace per niente, però a livello di strategia, se ci fosse Napoleone qui gli avrebbe dato una targa a chi ha suggerito all'imprenditore questo sistema e potrei farvi migliaia di esempi di questo tipo. L'unica volta che Napoleone non ha utilizzato la strategia e il pensiero laterale ha fallito. Era uno che vinceva le battaglie con la strategia, Napoleone. L'unica volta che la strategia non l'ha utilizzata, gliel'hanno rivoltata contro e si è trovato a perdere nelle lande gelate e deserte della Russia. Gli hanno sfiaccato l'esercito, decimato dall'inverno sovietico. È strategia. Allora, questi concetti, che sicuramente sono profondi, e sono d'accordo con voi, io vi invito a prenderli non come qualcosa che vi fa paura, ma come qualcosa che vi inviti allo stimolo del pensiero, la voglia di imparare. Perché vedete, la cosa più brutta che mi può capitare è trovare delle persone che a 40-50 anni vengono da me in consulenza privata a chiedermi: ma c'è qualcosa che non mi soddisfa? A un certo punto mi chiedo: ma è tutto qui? Ho fatto questo, ho fatto quest'altro, ma è tutta qui la vita. Allora, questo significa non avere una visione d'insieme, significa aver ragionato in una sola direzione. E questo vale a tutti i livelli, dalla famiglia, al lavoro, alla salute, tutto, 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 tutto. Io penso che l'imprenditore di più rispetto a qualsiasi altro lavoratore
il manager di più rispetto a qualsiasi altro lavoratore ha una serie di caratteristiche che altri non hanno, perché deve assumersi innanzitutto il rischio delle proprie idee, deve avere autonomia decisionale, deve avere capacità di organizzare le risorse umane, tempi, progetti e costi. Ha una serie di deve combattere in Italia più che in altre nazioni con una pressione fiscale pazzesca. Quindi non parliamo della gestione dello stress. Noi in Italia siamo gli unici che facciamo gestione dello stress. Se tu vai in Thailandia e dici guarda, noi in Italia facciamo dei corsi per certificare la gestione dello stress, ti guardano e pensano che stai scherzando. In Costa Rica uguale. Noi siamo una delle uniche nazioni al mondo che ha l'obbligo di fare il corso sullo stress, perché tu il corso sullo stress sarebbero due parole: stai facendo qualcosa che non ti piace, cambia, finito il corso. Eppure quindi noi siamo vittime di una finzione continua e non siamo in grado di riconoscerla. Io quello che vorrei che le persone facessero i miei corsi è iniziare a riconoscere la finzione, iniziare a riconoscere gli schemi di cui sono vittime. Perché già se noi riconoscessimo gli schemi di cui siamo vittime, non so se vedete l'immagine, questa è una persona che ha una gabbia attorno alla sua testa, sta andando in vacanza, non sa di avere la gabbia perché dall'espressione che ha non sa di avere la gabbia e quindi va anche in vacanza ed è contento con la gabbia intorno alla testa, la vedi da lì? Ora questa gabbia è una gabbia metaforica perché noi abbiamo questa gabbia invisibile dentro di noi, attorno alla nostra testa, l'abbiamo di continuo questa gabbia, abbiamo una serie di convinzioni che rappresentano questa gabbia, ad esempio sono troppo anziano, sono troppo giovane, l'Italia è una nazione in cui non posso realizzarmi, non ho le competenze, so troppe cose per realizzarmi in Italia. Noi abbiamo una serie di convinzioni che ci limitano. Allora, siccome le convinzioni che ci limitano comunque sono finte, perché te le stai dicendo tu contro te stesso, tra l'altro, allora io dico, capiamo quali sono queste convinzioni limitanti, capiamo quali sono le convinzioni potenzianti, rendiamoci conto se siamo a questo punto degli esaltati, perché se io volessi andare a vivere su Marte, io potrei avere questa convinzione di andare a vivere su Marte, però non è reale. Allora io devo riuscire ad avere delle convinzioni potenzianti che mi motivano e che siano mediate dalla mia parte razionale. E quindi devo avere qualcosa di cui parleremo domani, consapevolezza. E la consapevolezza, la consapevolezza non si insegna, si vive, si prova, la devi provare dentro. Quando c'hai consapevolezza, tu hai un navigatore emozionale, hai un navigatore e non hai più bisogno di fare corsi, perché tu sai qual è la cosa giusta da fare, riesci a capire tu dove andare a prendere le informazioni che ti mancano. Cioè, questo tipo di formazione mira a renderti autonomo, non a renderti dipendente, mira a far sì che tu possa usare la testa ad un livello tattico per andare a sopperire all'esigenza, è strategico per pianificare il futuro. La differenza tra tattica e strategia è che la tattica è nell'immediatezza, la strategia è nel lungo termine. Vi faccio un esempio: se entra qui una persona con una pistola, io posso porre in essere un'azione tattica che è quella, ad esempio, di andare verso di lui e di buttarlo fuori. Sono stato tattico, non sono stato strategico. Posso prendere la lavagna e usarla come scudo. Sono stato tattico, sono andato a sopperire all'emergenza, ho usato la tattica. Ma se voglio usare la strategia, io metterò un cancello qui fuori con le telecamere, questa è strategia, però presuppone una lungimiranza tale che mi consenta di andare in una certa direzione. Ma se questa direzione io non la vedo, come faccio ad andarci? Allora la cosa più importante nella vita è avere la direzione, ma avere la direzione non significa trascurare tutte quante le altre,
Perché se passi tutta la vita ad inseguire una sola direzione, quando torni a casa tuo figlio ti dice, dopo 30 anni che l'hai trascurato, papà, ma dove sei stato? Dovevo lavorare. Ah. E allora l'equilibrio, io dico sempre, è qualcosa che va trovato a tutti i livelli. Perché se faccio solo qualcosa e trascuro tutto il resto, io sono carente. Michelangelo, volevo dire Leonardo era un genio. Scultore, pittore, scrittore, ingegnere, che altro faceva? Autore, completo, non si è mai limitato. Ha dato espressione a tutti i livelli della sua creatività. Io penso che se Leonardo fosse nato oggi, la mamma gli avrebbe detto, Leonardo, però devi essere più coerente, pensi a fare lo scrittore e poi dipingi, e nel garage sta pieno di invenzioni, cioè cerca di trovare la tua strada. Cioè ci rendiamo conto di come tutto è relativo e soggettivo? Allora, se questo è il livello di espressione di Leonardo, cioè ed è un genio per questo motivo, io vorrei che un po' tutti noi fossimo geniali. Ma geniali significa guardarsi intorno. Guardarsi intorno. Se guardi invece solo il tuo dito, il tuo pennarello, tu passerai la vita convinto che davanti a te c'è un pennarello, ma guardi solo lui. Cioè questo è l'obiettivo di questo tipo di formazione, tant'è che il libro che ho scritto si chiama Lo sviluppo del potenziale umano, non la costante dell'umano. Cioè noi ragioniamo in termini di sviluppo di potenziale umano. Perché? Perché se io arrivo a 80 anni demotivato e triste, senza un obiettivo, ho fallito prima, non durante. Cioè ho fallito prima. Io devo riuscire ad entusiasmarmi ogni giorno, nel lavoro, nella vita, nella salute, nello sport, in tutto quello che faccio, e devo rendermi conto che cambia l'età e che probabilmente lui su cambia l'età si è tirato uno schiaffo proprio. Questa è comunicazione non verbale. Allora io devo rendermi conto che cambia l'età, quindi se non ho più l'età per fare il pugile o per fare il calciatore non significa che sto fuori mercato, significa che devo guardare altrove. Conoscete quelle donne che a 60 anni cercano ancora di essere super attraenti? Io volevo dire un'altra cosa. Sono le prime insoddisfatte, perché a 60 anni faresti bene ad accettare, ad apprezzare e manifestare l'aspetto di una signora di quell'età. Ma se tu a 60 anni vuoi manifestare, ostentare l'aspetto di tua nipote, significa che non hai capito che c'è un'incoerenza proprio legata alla tua emotività, all'ambiente che hai e al fatto che non riesci a renderti conto del tempo che passa, cioè non sei in sintonia con la natura. È come se io a 22 anni, ci avete creduto? No. È come se io alla mia età volessi andare a fare il calciatore. Non c'è proprio più l'età. Non posso rimanerci male, faccio altro e ottengo successo dall'altra parte. Se faccio il calciatore invece resto frustrato e fallito, come il signore che giustamente dice io non posso andare a lavorare in una multinazionale, anche se non l'ha detto, ma questo voleva dire. Non posso andare a lavorare in una multinazionale perché assumono i giovanotti. C'ha ragione. E allora significa che il tuo destino non è in una multinazionale, grazie a Dio direi io, perché se a me mi proponessero di lavorare in una multinazionale, io sinceramente mi illustrerei il gomito per quelli che sono i ritmi sovrumani, disumani delle multinazionali oggi. Preferisco fare un lavoro in cui mi coordino, mi gestisco i tempi, riesco a essere me stesso e se non mi piace più mi invento qualche altra cosa. Noi italiani siamo dei geni nell'inventiva, siamo rinomati nel mondo perché abbiamo questa visione qui. I tedeschi ce l'hanno questa qua? No. Gli inglesi ce l'hanno questa qua? No. Non ce l'ha nessuno. In Costa Rica c'hanno questa visione? No. In Costa Rica basta che in Costa Rica funziona che se tu paghi qualcuno di più per fargli fare il lavoro meglio, il giorno dopo non viene a lavorare. Quando gli chiedi perché, dice tu mi hai pagato di più ieri, quindi mi hai pagato anche domani, sono stato a casa.
Ma questa non è una barzelletta, è un dato di fatto, me l'hanno raccontato, cioè è vero. Quindi noi italiani abbiamo un talento creativo che viene dal fatto che spaziamo, forse solo Walt Disney è riuscito veramente a superarci per alcuni aspetti, perché è riuscito a creare quello che ha creato, eppure lo svalutiamo, lo sottovalutiamo, ci sentiamo inferiori, e invece non siamo inferiori. Non siamo inferiori. Perché, diciamo, Leonardo o Michelangelo? No, Michelangelo. Perché, microfono? Cioè Michelangelo, pur essendo uno scultore, ed era uno scultore, ha poi creato, diciamo, quando gli fu affidato da, credo, Giulio II, la Sistina, quindi insomma ha creato qualcosa, diciamo, che Leonardo non ha creato. Ma in realtà. Sai, ma sai di chi era l'allievo Michelangelo? Michelangelo, sicuramente non di Leonardo. Informati. No, sicuramente non di Leonardo. No, non, ma infatti Leonardo. Io non voglio svalutare Michelangelo, ho parlato di Leonardo perché è proprio l'emblema dello spaziare, insomma. Però ecco, noi in Italia abbiamo questi talenti, cioè abbiamo questo tipo di... Mi dite dov'è un altro posto in Italia dove potete vedere la Cappella Sistina, potete vedere questo tipo di arte? Non esiste. I romani... Nonostante fossero un popolo di guerrieri, perché i romani sapevano fare guerra e costruire, questo sapevano fare. A livello di cultura erano zero, purtroppo, perché la Grecia invece aveva un altro livello. Però veniamo da un retaggio storico comunque in cui noi con la prepotenza abbiamo conquistato il mondo, però con l'ingegno lo abbiamo reso migliore il mondo. Oggi noi dovremmo, da italiani, e lo dico, cercare di spostarci dalla prepotenza, perché la nostra prepotenza oggi si manifesta col fatto che vogliamo fregare. Fammi capire come possa arrivare. Ok, Berlusconi è l'emblema, ma lo posso dire, non mi può querelare perché è stato comunque, voglio dire, è stato condannato, quindi io posso dire che Berlusconi ha rubato, ha fatto quello che ha fatto, lo posso dire. Posso dire. Ora, esatto, ora noi veniamo da questo retaggio storico, è un retaggio di cultura che noi dobbiamo iniziare ad abbandonare, ma questo tipo di visione è una visione che poi alla lunga ti premia, perché? Perché se tu non freghi, sicuramente sul piano economico hai una tacchetta in meno, ma sul piano spirituale ne hai 7 in più. Attenzione, perché è davvero una ruota. E quindi queste sono delle cose che io vi invito a considerare, insomma. Abbiamo anche sforato. Allora, le ultime due ve li lascio un pochino come compiti a casa, se volete li rivediamo domani. Fatti una promessa, abbiamo capito un attimo che significa, cioè fatti una promessa anche morale, ma che cosa voglio che si dica di me, i miei figli? Cioè, per cosa io... mi conosco, se faccio qualcosa di sbagliato ne rispondo a me, quindi attenzione anche a come ti poni. E poi pianifica il cambiamento, cioè sappi che comunque c'è qualcosa da cambiare, perché se non cambi arrivi dove stai. Cioè se io non vado a riorganizzare il mio futuro nell'ottica di un cambiamento, io tra 5 anni sto dove sto, non cambio nulla. Quindi devo essere pronto a cambiare stile, a cambiare qualcosa. Se voglio dimagrire e mangio 1 chilo di pasta al giorno a pranzo, se voglio dimagrire io devo cambiare qualcosa, un'abitudine, una dipendenza anche, perché probabilmente il cibo per me rappresenta una dipendenza. E preparati a tenere duro, perché se fosse facile realizzarsi, e io per realizzarsi intendo rispetto a quello che tu desideri, tutti quanti saremmo realizzati. Realizzarsi è dura, è qualcosa che va fatto ogni giorno, tra l'altro, cioè è un percorso su cui ogni giorno prendi schiaffi e ogni giorno ti rialzi e vai avanti. E questa metafora del tenere duro io l'ho riconosciuta in un film, in una serie di film meravigliosi, che sono quelli che sono stati fatti da Sylvester Stallone, Rocky. Cioè ci sono in quei film, specialmente nel primo, proprio il tenere duro, la sofferenza di questo pugile che ha in mente una frase: fare ancora un altro round.
Perché se fai ancora un altro round, quando pensi di non farcela, significa che ti sei rialzato, sei andato avanti ancora una volta. Tenere duro significa questo, perché le cose facili oggi purtroppo, a meno che non abbiate una situazione economica familiare agiata, e anche in quel caso devi fare i conti con alcune dinamiche, nessuno ti regala più nulla. Quindi tenere duro significa rialzarsi, significa capire comunque come riorganizzare le proprie azioni, i propri pensieri, anche dopo un fallimento, dopo due fallimenti, dopo tre fallimenti, perché altrimenti tutti quanti avrebbero un livello differente. Dobbiamo imparare a tenere duro, e il fallimento lo dobbiamo vivere come una sciocchezza. Semplicemente, se sbatto contro questa lavagna, non ho fallito, ho semplicemente capito che non è questa la strada, basta, vado in un'altra direzione. Questa è la mia filosofia di vita. Questa è la filosofia di vita, tra l'altro, delle persone che sono riuscite a organizzare qualcosa nella vita. Cioè, è frutto dello studio di casi di successo, di eccellenze, nello sport, nella famiglia, nelle relazioni, nella spiritualità. Abbiamo condotto degli studi su santoni spirituali, dei guru, su manager, sportivi, imprenditori, genitori che hanno un certo rapporto con i figli che magari altri genitori non hanno, e abbiamo visto che effettivamente l'atteggiamento di base è lo stesso. Identifico quello che voglio, ci lavoro duramente, se non lo ottengo capisco dove intervenire e come cambiare rotta. Velocemente questi sei punti, i sei punti da tenere presente. Quindi, per riassumere quello che ci siamo detti, preparate una lista di valori, valutate i vostri talenti e le competenze, pianificate obiettivi e attività, prendete nota di tutti gli impegni certi, tutte le attività, le scadenze, preparate una lista anche di priorità, di cose importanti nella vostra vita. Prevedere anche la possibilità di cambi di programma, ma la cosa più importante, secondo me, è che costantemente, ogni giorno, ogni sera, quando volete, vi dovete prendere comunque 5 minuti per pianificare e verificare. Vi voglio lasciare con questa cosa, giusto per chiudere quello che ci siamo detti finora. Vi saluto e ci rivedremo domani. Grazie.